stretti e vogliamo iniziare questa sessione. Io lascerei subito la parola all'assessore Cesetti che ha diciamo il ruolo di introdurre i lavori e poi userei questo metodo di lavoro nell'introdurre i vari interventi, magari cerchiamo di fare un focus rispetto al tema complessivo. Non farò un'introduzione iniziale, ma la spezzerò nei vari interventi. Vado io? Sì, buongiorno. Grazie innanzitutto per la partecipazione che vedo abbastanza numerosa per questo momento di approfondimento. Io, come sanno i collaboratori regionali, sono abituato a parlare a braccio, però ieri sera, mentre così tornavo da Roma, mi sono messo dinanzi al computer e ho voluto così gettare giù alcune riflessioni e quindi ho degli appunti intorno a questi temi che noi trattiamo, appunto la rete regionale per la semplificazione, l'efficienza e la trasparenza, che sono obiettivi generali che però sono ancora più importanti, attualizzati e contestualizzati all'interno della gestione del sisma che ha colpito la nostra regione. Un evento, è stato detto, che non ha uguali. Noi anche in passato siamo stati interessati dagli eventi sismici, pensiamo al 97, ma questa volta l'estensione è stata così grande, così rilevante, che ovviamente ha messo e mette a dura prova tutto il sistema regionale. Un sisma che ha interessato una vasta area, tanti cittadini, tante famiglie. Pensate che appunto nella fase dell'emergenza ha riguardato 144 comuni, quasi 35.000 persone. Ma il terremoto, vedete, oltre a seminare morte, distruzione dei beni pubblici e privati, l'ho detto più volte, ha diviso e separato le nostre comunità, purtroppo. Tanto che la ricostruzione non riguarda e non può riguardare soltanto gli immobili e le infrastrutture pubbliche e private, ma è soprattutto ricostruzione morale, sociale ed economica. E questo ci impone di guidare, di sostenere le nostre comunità sociali, politiche e istituzionali, che per questo dovranno dialogare tra di loro e da noi il compito di approntare gli strumenti utili, come penso già abbiamo fatto. Questo per ricostruire innanzitutto il senso di comunità nella nostra regione. E dopo il terremoto, che ha cambiato ovviamente l'ordine delle nostre priorità, l'amministrazione regionale ha indirizzato la sua governance alla massima flessibilità ed efficienza, con una forte spinta alla semplificazione e nella più completa trasparenza nelle azioni di ricostruzione ed assistenza per contrastare appunto fenomeni di disgregazione delle comunità locali. Le reti informative regionali preesistenti, potenziate e ampliate, hanno infatti consentito di supportare e governare processi complessi, ad esempio la sistemazione di oltre 34.000 sfollati in alberghi e un'autonoma sistemazione, e gli aspetti amministrativi connessi, quali i pagamenti, la rendicontazione e la certificazione della spesa.
ed il legame tra i sistemi informativi e l'accoglienza della popolazione è stato stretto e significativo, visto che nella fase iniziale gran parte delle persone sono state alloggiate negli alberghi della Regione. La collocazione di queste persone è stata effettuata in base a diversi criteri, come distanza dal comune di origine, esigenza di non disperdere le comunità in tante strutture, dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi in età scolare di seguire le lezioni, consentire di stare in prossimità delle proprie attività economiche a coloro che ne avevano la necessità e la possibilità. Quindi una collocazione non fine a se stessa, ma finalizzata a mantenere l'unità il più possibile, appunto, delle nostre comunità. Decisioni di questo tipo sono state assunte elaborando dati complessi e valorizzando le reti e i sistemi preesistenti. Ad esempio, il sistema informativo di tutte le strutture recettive regionali o il sistema Cohesion Work, che da sistema dedicato all'interconnessione delle strutture regionali dislocate sul territorio è diventato Cohesion Work EPA, ovvero il sistema in grado di interconnettere i vari stakeholder, comuni, province, strutture sanitarie, protezione civile, regionale e nazionale, alberghi, cittadini, eccetera, per scambiare flussi informativi e documentari. Le tecnologie e la digitalizzazione hanno agevolato i rapporti interistituzionali, hanno rafforzato la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'emergenza e nella ricostruzione, rappresentando un fattore abilitante per un nuovo modello socio-economico in grado di affrontare la ricostruzione post-sisma. Un territorio come il nostro, costituito da piccoli comuni, a fronte di un evento sismico che ne ha interessato una parte estesissima, poteva affrontare e sostenere nel tempo procedimenti complessi, quali quelli necessari a fronteggiare l'emergenza e la ricostruzione, solo attraverso una digitalizzazione spinta che potesse garantire standardizzazione, modalità comuni di lavoro, condivisione dei dati e dei flussi documentali per la riduzione dei tempi. Gli esempi sono numerosissimi e saranno illustrati nel corso della giornata. Il sisma ha determinato anche la necessità di rivedere il documento strategico per la digitalizzazione, l'Agenda Digitale Marche. I principali progetti dell'Agenda Digitale Marche, Banda Ultralarga e il progetto La Piattaforma di Collaborazione Multimediale per le Conferenze dei Servizi Telematiche, sono stati ripensati per garantire una coerenza tra la digitalizzazione strategica del nostro territorio e le nuove ed impreviste esigenze che la ricostruzione richiedeva e richiede. Il piano Banda Ultralarga ha dovuto tener conto della delocalizzazione delle attività produttive, della nuova localizzazione degli edifici strategici, delle zone rosse e delle perimetrazioni, ma la nostra scelta è quella di andare avanti velocemente, progettare in modo completo ed intervenire nelle infrastrutturazioni in fibra laddove è possibile. I nostri territori sono stati feriti, ma non possono essere esclusi dai processi strategici di digitalizzazione o privati dalla banda ultralarga, che invece devono e possono costituire una reale opportunità per creare nuovi investimenti e valorizzare i nostri mestieri e saperi in modalità digitale. E lo stiamo facendo e lo faremo con grande determinazione, come è stato ricordato, tant'è che il progetto è in fase avanzata, lo diceva questa mattina il Presidente, noi partiremo a breve con i lavori in alcuni comuni individuati nella fase 1 del progetto regionale. La trasparenza, noi oggi trattiamo di questi temi. La trasparenza è stato, voglio dirlo, un obiettivo perseguito con forza e determinazione, nella consapevolezza che essa, sebbene praticata, lo dicevo l'anno scorso in occasione della giornata della trasparenza, essa, sebbene praticata, può e deve costituire un ponte di dialogo tra le istituzioni e i cittadini, fondamentale anche nell'attività della gestione dell'emergenza e della ricostruzione. Lo strumento della trasparenza è utile e necessario, infatti, per assicurare l'imparzialità, la legalità ed anche la buona amministrazione
nell'uso delle risorse pubbliche ed una migliore gestione dei servizi al cittadino. È in definitiva essa anche una grande questione democratica, perché attraverso di essa si può dare una risposta all'esigenza, forte e da più parti avvertita, di recuperare il rapporto di fiducia tra la politica e i cittadini. Si tratta di un'operazione di riconciliazione necessaria per restituire credibilità alla politica ed alle istituzioni e permettere alle amministrazioni di svolgere al meglio il loro operato. Dialogo e confronto trasparente tanto più necessario in una regione come le Marche martoriate dal terremoto. Infatti, condividere con le popolazioni colpite dal sisma la strategia generale, nonché le specifiche misure per la ricostruzione, è fondamentale e per questo abbiamo implementato gli strumenti per raccogliere informazioni e contributi, consapevoli che su questo terreno si può costruire e consolidare il necessario rapporto di fiducia e, lasciatemelo dire, anche su questo si misura la capacità di una classe dirigente. Già con il piano della performance dello scorso anno la Giunta regionale poneva a carico di tutte le strutture obiettivi concreti legati alla trasparenza e al piano anticorruzione, traducendoli in atto e rendendoli misurabili, con particolare riguardo a tutte le attività legate al sisma ed alla ricostruzione. Mi sia consentito evidenziare che la qualità del percorso amministrativo legato all'applicazione dei criteri di trasparenza e accessibilità ha anche consentito alla Regione Marche di collocarsi al primo posto nella graduatoria nazionale della trasparenza dei siti web istituzionali. La trasparenza e l'informazione in tempo reale è stata garantita infatti dal sito istituzionale, sezione sisma. Esempio di trasparenza è la pubblicazione sul sito istituzionale in tempo reale di tutte le informazioni relative ai contributi concessi, in particolare le informazioni che consentono al cittadino di controllare i pagamenti relativi ai contributi per l'autonoma sistemazione, i pagamenti effettuati a favore delle strutture recettive, lo stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, i progetti presentati e i relativi decreti di concessione. L'accesso a queste informazioni consente di attivare un controllo diffuso da parte della cittadinanza, informata e consapevole sull'operato dei soggetti pubblici. E questo fa la differenza. I sistemi hanno consentito di aumentare l'efficienza nella gestione delle pratiche per la somma urgenze, per l'assistenza alla popolazione, per la rendicontazione e certificazione della spesa, consentendo di garantire a tutti i soggetti un flusso di cassa costante che non ha bloccato i trasferimenti dalla Regione agli enti e di conseguenza i pagamenti a favore dei cittadini ed imprese coinvolte nella messa in sicurezza nella fase emergenziale. La condivisione delle informazioni e i sistemi hanno quindi aiutato i piccoli comuni ad affrontare una mole di lavoro impressionante che, gestita manualmente con scambi di flussi informativi tra numerosissimi soggetti, avrebbe richiesto tempi molto più lunghi, come tra l'altro ad esempio l'ingegner Spuri ci ha ben evidenziato e rappresentato anche con esempi concreti. La semplificazione, per arrivare all'ultimo tema, no, dei tre trattati, costituisce un argomento di criticità. Infatti i procedimenti di certificazione della spesa seguono le complesse regole della rendicontazione europea e le ferree regole degli appalti pubblici, che purtroppo mal si accordano con le esigenze dell'emergenza. Con questi vincoli si è cercato di automatizzare tutte le attività ripetitive tramite i sistemi, prevedendo automatismi per l'estrazione e l'invio dei dati e meccanismi di interoperabilità per far dialogare i sistemi. Su questo punto però ovviamente tanto c'è da fare, perché ci sono i limiti di una legislazione, di meccanismi anche nazionali, che comprimono le attività nell'emergenza che dovrebbero essere più snelle. Appunto, su questo mi sia consentito dire, per concludere,
che nessuna rete per la semplificazione. L'efficienza, la trasparenza può essere efficacemente tesa in un paese che non sa liberarsi delle sue catene e dalle sue colpe. Ma questi strumenti, se ben adoperati, possono contribuire a migliorare il sistema ed isolare tutti coloro che non vogliono il cambiamento e che ci costringono ad essere un paese sotto tutela, dove vengono limitate le azioni dei tanti, e sono tanti, che vogliono un sistema migliore, dove i diritti siano tali solo se celermente affermati. Questa credo sia la sfida che ci attende. Noi abbiamo veramente bisogno di liberarci dalla burocrazia, dalle regole che schiacciano e comprimono l'azione della pubblica amministrazione, ma per questo noi lo dobbiamo meritare attraverso un'azione che sia improntata ai principi di legalità, come dicevo prima, di imparzialità, di buona amministrazione. Questi obiettivi si possono conseguire il più possibile attraverso appunto lo strumento della trasparenza, perché attraverso la trasparenza c'è il controllo, ed il controllo è un grande fatto democratico, perché appunto è il dialogo tra il cittadino e colui che è chiamato a gestire il potere pubblico. Attraverso questo passa anche quello che deve essere un paese migliore, che dia maggiori opportunità di risposta alle tante istanze che vengono dalle nostre comunità. Buon lavoro. Io devo stare qua. Ringraziamo l'assessore per il suo intervento, che ha toccato i tre macro temi di questa tavola rotonda, che sono appunto la semplificazione, l'efficienza e la trasparenza. Cercheremo nel corso di questa sessione di inquadrare l'attività che stiamo effettuando nell'ambito dell'Agenda Digitale Marche in un contesto più ampio, che è quello nazionale, ma per capire quali sono i presupposti dai quali ci muoviamo, risultano particolarmente importanti i dati che esamineremo proprio con Marco Mena, che è il relatore del primo intervento. È molto importante capire qual è la situazione in questo momento, da quali dati siamo partiti già qualche anno fa nella progettazione dell'Agenda Digitale Marche, e la dottoressa Castellani, che effettuerà l'intervento successivo, cercherà poi di ricondurre, quindi un ruolo molto difficile, le agende regionali rispetto al quadro nazionale, perché, come è stato delineato anche questa mattina, gli interventi che le varie regioni stanno approntando devono essere coerenti rispetto al piano triennale. Quindi capite bene che da una parte l'informatica, la telematica deve avere una flessibilità per coprire i bisogni del territorio, che sono proprio quelli che cercheremo di capire dall'analisi critica di questi indicatori. Ma dall'altra, essendo noi una pubblica amministrazione, abbiamo dei vincoli che ci sono imposti dal piano triennale. Passo ora la parola a Marco. Grazie Serena, grazie Assessore. Io darò qualche numero e cercherò attraverso i numeri di dare qualche stimolo, qualche contributo alla discussione. Allora, partiamo dalla crescita digitale. Proprio nel documento della strategia per la crescita digitale è stato scelto come indicatore di impatto il DESI, cioè l'indicatore che la Commissione europea utilizza per misurare, diciamo, la penetrazione del digitale nell'economia e nella società. Noi di Ernst & Young abbiamo per Agid fatto una regionalizzazione del DESI, quindi abbiamo selezionato una serie di indicatori
che vanno a misurare, diciamo, gli stessi fenomeni del desima su scala regionale. E estrarrò alcuni dati da questo per capire. Il DESI, probabilmente lo conoscete tutti, comunque ha queste cinque aree: connettività, capitale umano, uso di internet nei cittadini, ICT nelle imprese e infine i temi dell'amministrazione digitale, e quindi diciamo viene composto, pesato, con un complesso meccanismo di pesature, arriva a costituire diciamo proprio un punteggio. Allora estrarrò qualche dato proprio per cercare di dare una fotografia di quello che c'è nella regione. Cominciamo dalla connettività, dallo strato base. Allora, da quello che emerge, le Marche è perfettamente allineata sul tema della banda larga, del broadband. Cioè la copertura del broadband base è la stessa, diciamo, italiana del resto dell'Italia, quindi il confronto che vedete è sempre Marche-Italia, 100%, la copertura broadband mobile addirittura è superiore alla media nazionale, quello su cui invece si registra un ritardo è sulle nuove tecnologie, quindi sull'ultra broadband. Allora, se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi 3 anni, come vedete la copertura delle Marche è più che triplicata, è passata dal 17 al 55%, però la distanza dall'Italia è rimasta sempre la stessa. Il che significa che noi le Marche accelerano, ma accelera anche il resto del paese. Ma questo è un fenomeno in realtà noto, cioè le Marche non hanno delle grandi città, che sono i luoghi da cui parte l'offerta di banda, la copertura di banda delle nuove tecnologie da parte degli operatori. La dorsale adriatica tradizionalmente nel processo di investimento degli operatori viene sempre dopo quella tirrenica, cioè partono prima dall'asse Bologna-Roma-Napoli e poi vanno sull'asse Ancona-Bari. Quindi questo fenomeno del ritardo delle tecnologie è un fenomeno che si registra sempre, e i piani però servono proprio a questo, cioè a cercare di accelerare il più possibile la chiusura del gap, e fare in modo che questo ritardo sia il più breve possibile, perché comunque il mercato così si comporta. Un altro indicatore molto interessante è quello dello human capital, quindi il capitale umano e le competenze, e qui le Marche performano molto bene, distinguendo sia sulla parte di basic digital skill sia sulla parte di advanced skill. Ad esempio, i laureati in discipline tecniche economiche nelle Marche sono superiori alla media nazionale, quindi qui c'è un capitale umano per il digitale che è sicuramente una base interessante. Poi vedremo anche probabilmente la spiegazione di qualche indicatore che viene dopo. Anche l'utilizzo di internet da parte della popolazione, quindi da parte dei cittadini, è molto buono. Tutti gli indicatori, dall'uso di internet in generale fino a quasi tutti gli indicatori specifici di utilizzi particolari della rete, sono tutti superiori alla media nazionale. L'unico dato che è un po' che è controtendenza, in cui le Marche sono inferiori alla media nazionale, è l'home banking, quindi il servizio transattivo più critico, quindi sicuramente qui influiscono temi legati all'età della popolazione, alla confidenza nei confronti della rete, però questo è sicuramente un tema su cui lavorare anche con le piattaforme abilitanti di cui parlava Sammaritani questa mattina, perché sicuramente queste dovrebbero aumentare il livello di confidenza dei cittadini nei confronti della rete. Invece il tema particolarmente critico è questo dell'utilizzo dei siti nelle imprese. Su questo gli indicatori delle Marche da sempre sono particolarmente bassi. Ci sono dei pezzi, degli indicatori su cui il sistema tiene, tipo tecnologie RFID, social media, in fondo anche l'e-selling, invece degli altri indicatori, che sono forse quelli che indicano più la trasformazione digitale, quindi sistemi ERP, cloud computing, e indicano sicuramente un ritardo. Le Marche nell'ultimo DESI su questo ambito è scivolato addirittura al 18-19 posto, quindi in maniera molto, con un dato non particolarmente positivo. Provando a cercare di capire cosa può essere determinato, abbiamo provato a vedere la composizione dell'industria marchigiana per addetti. Come vedete c'è una concentrazione di microaziende, cioè nella fascia fra 3 e 50 addetti ci sono molte più imprese che nel resto dell'Italia, cioè più 7% in questa fascia rispetto alla media italiana. Allora è evidente che le medie e le grandi imprese hanno delle dinamiche innovative consolidate. Oggi c'è l'industria 4.0, prima c'erano i sistemi ERP, comunque insomma sono grandi, hanno bisogno di strutturarsi, chi più veloce chi meno, ma cominciano a usare le tecnologie. L'impresa individuale invece utilizza logica consumer. Abbiamo visto come le imprese, come gli individui, i cittadini usano molto internet. Evidentemente il problema non è determinato da queste
questa categoria di imprese, perché l'imprenditore utilizzerà le tecnologie dal punto di vista individuale così come lo utilizza come cittadino. Sicuramente la maggior parte dei problemi avviene in questo settore qua, che è quello che evidentemente, pesando di più, abbassa l'indicatore. Cioè sono aziende che non sono né troppo grandi per sentire bisogno di strutturarsi, né troppo piccole per usare le tecnologie dei cittadini, e quindi hanno sicuramente un ritardo di adozione di tutta una serie di tematiche. Quindi questo è sicuramente una fascia su cui lavorare. L'ultimo dato che do è quello relativo all'altro, diciamo, strumento di misurazione che noi mettiamo a disposizione del territorio, che è lo Smart City Index, che misura il livello di smartness su oltre 400 indicatori di tutti i capoluoghi italiani. Allora, qui vedete diciamo, la posizione dei capoluoghi marchigiani nell'ultimo Smart City Index, non particolarmente brillante, però diciamo, adesso sottolineerò alcune cose particolari. Questa è una matrice che incrocia lo Smart City Index con la qualità della vita, cioè in verticale vedete il livello di innovazione digitale delle città, lo Smart City Index, e in orizzontale la qualità della vita, proprio per capire qual è il rapporto fra essere una Smart City e essere, diciamo, una città dove si vive bene. Dove stanno le Marche? Stanno qua, cioè sono alta qualità della vita e il livello di innovazione, di smartness, leggermente inferiore alla media. È l'area che abbiamo chiamato del benessere digitale, cioè sono in qualche modo, per vari motivi, città dove noi abbiamo riscontrato, dove si vive bene, gli indicatori socio-economici sono molto, e culturali sono molto buoni, dove però noi abbiamo riscontrato poca innovazione. Ma allora, cercando di capire dove, diciamo, avviene questo ritardo, questi sono, diciamo, le componenti dello Smart City Index, quindi il confronto fra le marche. Che vedete in alto a sinistra la visione e strategia, e questo è probabilmente collegato ai buoni indicatori sul capitale umano, cioè le città immaginano, hanno una vision, hanno una strategia, immaginano come possono essere più smart e riescono a fare anche la pianificazione, però evidentemente poi nei momenti in cui mettono a terra le cose fanno un po' più difficoltà. E l'area più critica è proprio questa, diciamo, della parte, lo vedremo poi brevemente, della parte, diciamo, bassa della Smart City, quindi le infrastrutture, che non è solo la banda larga, che ovviamente qui dentro c'è anche il tema del ritardo che abbiamo visto prima, ma sono anche le infrastrutture di trasporto, sono le infrastrutture energetiche, le infrastrutture ambientali. C'è poca sensoristica nelle Marche, quindi c'è il processo di modernizzazione delle reti, procede molto più lentamente che in altri posti d'Italia, e soprattutto c'è un livello di integrazione dei dati, che è l'indicatore di delivery platform, ancora troppo basso, quindi diciamo, la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità sono ancora, diciamo, un po' da costruire. Invece, guardate, i servizi sono molto buoni, nelle città i servizi ci sono, tradizionalmente ad esempio la mobilità e l'education, la didattica digitale sono un punto di forza delle Marche, quindi questo, e poi ovviamente Smart City e vivibilità, che, diciamo, riflette il fatto del benessere analogico che dicevamo prima, no? Io ovviamente non sono in grado in questo momento di dare la classifica nuova che stiamo costruendo, però la tendenza che stiamo osservando dai primi dati mi verrebbe a dire che forse anche per effetto del terremoto questo gap rischia di allungare, perché sui servizi è stato fatto, per esempio sulla sanità sono stati fatti molti servizi, sulla mobilità abbiamo trovato nuovi servizi, quindi sicuramente dal punto di vista, diciamo, del cittadino, però sicuramente senza questa parte qua, senza recupero, senza, diciamo, un'opera di ricostruzione anche delle città da questo punto di vista, è chiaro che poi i servizi non possono esprimere più di tanto, proprio perché, e questo è lo schema che dicevo prima, il territorio va ricostruito per strati, non per silos, quindi vanno ricostruite le infrastrutture in maniera coordinata fra di loro, quindi usando la banda larga, il wifi per digitalizzare e mettere in rete le reti di trasporto, le reti energetiche e le reti ambientali. La sensoristica va messa in maniera standardizzata, non ciascuno mette la propria in maniera completamente differente dagli altri, va costruita, diciamo, tutto va messo in una piattaforma. Stamattina avete parlato molto di piattaforme per la ricostruzione, questo mi sembra l'approccio giusto per provare a recuperare terreno, ma va portato anche sul tema della ricostruzione, diciamo, delle infrastrutture in ottica smart, perché proprio costruendo una base dati interoperabile della regione poi si trascina dietro
diciamo, uno sviluppo ordinato sia della parte infrastrutturale sensoristica e riesce a dare il meglio poi per l'erogazione dei servizi. Grazie. Sì. L'occasione di fare un commento proprio sull'ultima slide che abbiamo visto, che si ricollega appunto alla criticità rispetto alle, diciamo, all'utilizzo di piattaforme condivise. Si sta avviando nel nostro territorio un bando molto importante che ha coinvolto la maggior parte dei nostri comuni, se ne parlerà in un'altra, diciamo, in un'altra tavola, in un'altra sessione, proprio come approccio di buona pratica per le governance multilivello, e che prevede proprio dei finanziamenti ai comuni per andare a utilizzare le piattaforme regionali che, come nel caso dei pagamenti, sono integrati con le piattaforme nazionali. Quindi ci auguriamo che in virtù di questo bando possiamo in qualche modo almeno colmare il gap rispetto alle piattaforme. Tra l'altro è stata proprio una decisione della Giunta quella di finanziare tutto, diciamo, tutta la graduatoria, mentre inizialmente avevamo previsto una cifra più bassa. Quindi da una parte la scelta tecnica e quella politica, ci fa piacere che coincide proprio in quello che era il fabbisogno, no, che i dati oggettivi ci davano. Sei stato perfettamente nei tempi e ci hai offerto veramente tantissimi spunti. Adesso purtroppo abbiamo dei tempi stretti, ma mi auguro che alla fine poi ci sia la possibilità per approfondimenti o almeno, diciamo, al termine dei lavori. Passerei ora la parola alla collega Laura Castellani che ha, come accennavo prima, cercherà un po' di inquadrare, no, le attività che stiamo facendo come regioni rispetto al contesto nazionale. Sicuramente ci porta anche il suo contributo molto importante, no, perché presidia con grande fatica ma con grande efficienza vari tavoli nazionali. E soprattutto da tanto tempo, ormai sono 20 anni, più di 20 anni che lavoro su questi temi, più di 20 anni che vado a Roma, alla Consorina ci conosciamo ormai da una vita, vabbè, continuiamo alla fine. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio di questa opportunità. Io voglio partire sempre, ormai, visto che ha fatto vedere l'indice DESI, voglio partire da lì. Voglio partire da lì andando a puntare il dito soprattutto sul fatto che se noi andiamo a guardare i DESI, purtroppo come Italia, vediamo che da un punto di vista di servizi online offerti dalla pubblica amministrazione siamo ai primi posti come numero di servizi, quindi i servizi online in qualche modo esistono, ma siamo agli ultimi posti purtroppo come utilizzo. Ormai questa è quasi una cantilena che sto ripetendo ormai da un po' di tempo, però purtroppo il fatto è comunque questo. Per troppo tempo, secondo me, abbiamo dato, tra virgolette, troppa importanza e troppa colpa, anche se il problema c'è, alla banda larga. Sembrava che il problema di questo fatto fosse solo ed esclusivamente perché mancava la connettività. Questo problema l'abbiamo affrontato, lo stiamo affrontando, ci abbiamo messo tanti soldi e quindi io direi che quello alla fine è il problema, tra virgolette, più facile, perché bene o male, anche noi, faccio un esempio, anche nel nostro piccolo in Toscana siamo riusciti perlomeno a dare un collegamento anche a quelle zone che altrimenti non l'avrebbero mai avuto. Ora si daranno i collegamenti più veloci, quindi quello è un film. Poi abbiamo detto che il problema era dei cittadini, perché sono i cittadini che non hanno le competenze digitali, cosa che io ritengo che non sia vera, perché diamo a qualunque cittadino un qualsiasi strumento semplice social da usare e viene usato da tutti. E purtroppo arrivo al dunque: ci siamo focalizzati per troppo tempo sui problemi tecnologici,
per cui abbiamo messo in piedi tutte le piattaforme tecnologiche possibili e immaginabili. Ad oggi sappiamo che la tecnologia, bene o male, non è un problema, perché se comunque c'è qualcosa che non va si risolve facilmente. Il fatto è che ora siamo arrivati a un punto in cui è importante lavorare su quello che è il famoso cambiamento dei processi, sia nelle pubbliche amministrazioni, ma arrivo a dire anche, ricollegandomi a quella slide, anche nelle imprese. Cioè è giunto il momento in cui dobbiamo lavorare per cercare di far capire come la digitalizzazione cambia e può cambiare il mondo, sia nella pubblica amministrazione ma anche nelle imprese, perché se non si riesce a far capire alle imprese che con la digitalizzazione vanno cambiati i processi produttivi, è chiaro che uno non può continuare a fare gli stessi processi, così come nella pubblica amministrazione digitalizzando quello che fino a ieri faceva con il cartaceo. E quindi questo è il problema fondamentale. Mi rendo conto che è il problema più difficile, ma è il problema fondamentale. Problema fondamentale che possiamo noi ad oggi cominciare ad affrontare solo se lavoriamo in stretto contatto. Ecco, e quindi mi accingo a entrare proprio nel cuore del tema, tra il livello governativo nazionale, le amministrazioni centrali e i livelli regionali, perché questo tema fondamentale non è pensabile che i piccoli comuni sul territorio lo possano affrontare da soli, non è pensabile che noi si riesca a andare dal comune e dire bene, io ho fatto SPID, NPR e pago PA, siamo a posto, arrivederci, si è fatto tutto. No, non funziona così. Anche per esperienza di un lavoro fatto da tanti anni con i territori hanno bisogno di un livello di aggregazione, che possono essere il livello regionale, anche il livello delle città metropolitane, però comunque hanno bisogno di un qualcuno che gli dia una mano a far sì che quello che viene messo in piedi a livello nazionale sia poi calato all'interno dell'ente, usandolo, cambiando anche i propri processi. Perché mi spiego meglio, è inutile andare da un ente e dire usa PagoPA. Io vi assicuro che molti enti non hanno ancora capito a che cosa effettivamente serve PagoPA. Quindi gli va fatto capire che se loro mettono i pagamenti online e riescono ad avere i pagamenti prima, e quindi gli viene un vantaggio anche a loro, e che però per fare questo vanno presi gli uffici, ragioneria, gli va detto fermi tutti, da domani si lavora in un altro modo, perché tutto deve essere orientato a far pagare il cittadino prima. Questo è il lavoro che deve essere fatto. Noi come regione stiamo cercando, ormai già da un paio d'anni ci siamo organizzati e stiamo facendo un lavoro, direi non da poco, perché c'è un lavoro di coordinamento anche, che noi ci vediamo tutte le settimane in video con tutte le regioni, proprio per cercare di portare avanti questo lavoro di interfacciamento con il governo da una parte e con i territori dall'altra. Già dal 2015 abbiamo fatto instaurare la commissione per il digitale, perché prima purtroppo il digitale era ancora considerato l'informatica e come tale non aveva una commissione, diciamo, sua, ma era affogato nelle diverse commissioni. Quindi già questo è l'altro cambiamento grosso che dovremmo riuscire a fare in Italia, che è quello che il digitale deve diventare una politica. Signori, finché non avremo un ministero, o forse un ministero è troppo, un sottosegretario, un dipartimento che si occupi del digitale e che faccia sì che il digitale sia davvero una politica, è dura anche perché ai comuni stessi, ai territori, gli viene detto c'è il CAD che ti impone di fare queste cose, sì, e se non lo fa che mi succede? Niente. E quindi si continua, purtroppo è questo, quindi meccanismi di sanzioni o premialità, questo è, però questo deve essere fatto. Quindi appunto abbiamo stabilito, ritorno, questa commissione per l'agenda digitale, dove in qualche modo stiamo portando sul livello politico quelli che sono i temi, diciamo, del digitale. Dopodiché, analogamente a quello che è stato fatto per la banda larga, dove c'è stato un accordo Stato-Regioni in cui le regioni e lo Stato hanno detto mettiamo tutti i soldi insieme e lavoriamo tutti nello stesso modo, in quel caso tramite delle gare regionali, perché è chiaro il tema lì è uno ed è più facile, abbiamo cercato e finalmente ci siamo, un paio di mesi fa ci siamo arrivati ad avere lo stesso accordo anche sulla parte servizi digitali. Abbiamo passato in conferenza Stato-Regioni un accordo Regioni-AGID che in qualche modo dice c'è il piano triennale, come sapete AGID ha emanato questo piano triennale in cui ha dato delle forti linee
di sviluppo dei servizi digitali a partire da quelli che sono gli asset nazionali, che fondamentalmente sono, vabbè, a parte il cloud, SPID, PagoPA e ANPR. Tutto quello che si sviluppa dei servizi digitali, dice questo piano triennale, ruota intorno a questi asset. Certo però che questo piano triennale in qualche modo le abbiamo detto: bene, noi lavoriamo con voi e vi diamo una mano a portare questi asset sul territorio e quindi a migliorare i servizi digitali per i cittadini, ma facciamo un accordo in cui davvero lavoriamo insieme in maniera paritetica e in cui voi ci riconoscete un ruolo, tra virgolette, anche nei confronti del territorio. Abbiamo fatto questo accordo Stato-Regioni, ora sono in piano le convenzioni attuative, cioè praticamente ci dovremo mettere regione per regione a un tavolo e fare le convenzioni che dicono, perché è chiaro che i modelli che le singole regioni utilizzano non sono gli stessi, e per appunto avere questo ruolo di vero intermediario, non solo intermediario tecnologico, ma anche un aggregatore che ci permetta di andare sui territori e dire: bene, caro territorio, da domani i pagamenti online, i pagamenti per i cittadini si fanno tutti online. Poi come si fanno? Bene, esistono gli asset nazionali, esiste PagoPA, esiste una anagrafe nazionale, esiste SPID per poter arrivare e autenticarsi, però ecco, queste piattaforme tecnologiche bisogna insieme a loro aiutarli a calare in quelli che sono i processi, cambiandoli e facendoli diventare davvero processi digitali. Solamente in questo modo si riuscirà ad avere questi servizi, a far sì che quell'ultimo posto in qualche modo si riesca a scalare. Quindi, e chiudo, è questo ruolo proprio in questo momento, questo raccordo tra il livello nazionale, regionale e i territori, in un momento in cui noi dobbiamo davvero dare una spinta a quella che è l'innovazione digitale, penso che sia fondamentale. Grazie. Dobbiamo aver terrorizzato i nostri relatori, perché sono tutti sotto i tempi. Ringrazio veramente la dottoressa Castellani perché ci ha dato tantissimi spunti e in particolare io credo che i due elementi su cui dobbiamo riflettere tutti sono le azioni di accompagnamento e la governance. Per quanto riguarda la governance, noi abbiamo diciamo un grande ottimismo rispetto appunto alle aggregazioni che si sono costituiti per i bandi di e-government, perché ci auguriamo che queste aggregazioni non operino solo per questi bandi, ma in qualche modo diventino lo strumento per accompagnare più soggetti anche su altri bandi. E tra l'altro quello che è molto significativo è che in queste aggregazioni i comuni più grandi in qualche modo si sono fatti promotori di una serie di bisogni dei comuni più piccoli e tramite l'interazione di queste aggregazioni con noi regioni stiamo ad esempio adottando nuove linee guida nel PORFESR proprio per semplificare le attività. Il percorso è ancora molto lungo, ma sicuramente è un'area in cui dobbiamo veramente lavorare tanto, proprio perché avendo il territorio sconvolto dalla situazione che in plenaria vi è stata ben descritta, è importante trovare delle modalità per portare comunque insieme i comuni nei progetti grandi, cioè per gestire l'ordinario, che è già difficile nel sisma, non dobbiamo dimenticare comunque che abbiamo una strategia complessiva da portare avanti, per non rischiare che poi Marco Mena ci faccia vedere tra qualche anno una situazione ancora
diciamo, difficile. Dico questo perché a volte, parlando di strategie, parlando di grandi progetti, no, sembra in qualche modo di affrontare un tema che sia non in tono nella situazione che stiamo vivendo, ma se non in qualche modo, se non teniamo conto del futuro, sicuramente non avremo un futuro. Sembra uno slogan, ma è così. Passerei ora la parola al professor Domenico Ursino, che fa un intervento per conto della Politecnica delle Marche, proprio con un focus sullo sviluppo dei servizi digitali locali evoluti e come questi possono essere aiutati dall'innovazione e dalla ricerca. Quindi la tematica dei servizi è stata affrontata sia nell'intervento di Marco Mena, sia prima dalla dottoressa Castellani, proprio per tematica, magari ci sono i servizi ma non vengono utilizzati. Probabilmente cominciare a parlare di servizi digitali evoluti può aiutarci proprio per superare questo gap. Grazie. Buongiorno a tutti, il mio intervento si collega molto bene con gli interventi precedenti. Essendo un'università, pensiamo un po' verso la ricerca e quindi verso il futuro, e vogliamo presentare alcune idee, alcune competenze che stiamo mettendo in campo proprio per cercare di colmare o invertire proprio il gap di cui parlava prima Marco Mena. Il tema che mi è stato assegnato è il ruolo dell'innovazione e della ricerca nello sviluppo di servizi digitali evoluti. Ho provato a considerare alcuni termini del titolo del mio tema e del titolo della sessione e a provare innanzitutto a declinarli e da quelli poi a capire qual è il contributo che noi possiamo dare. Ho messo in verde alcuni termini che mi hanno particolarmente colpito. Il primo termine è rete. Che contributo noi possiamo dare alla rete? Beh, l'abbiamo visto declinato in tutte le sue accezioni questa mattina. Rete è una rete di comunicazione, ma come diceva prima Marco, la rete è anche Internet of Things, quindi la rete delle cose. La rete sono i social network, la rete però è anche una rete di supporto e assistenza. Semplificazione, efficienza e trasparenza sono i termini che ha usato prima l'assessore. E noi che contributo possiamo dare su questo? Beh, possiamo lavorare sul data management, sull'integrazione di dati e processi, come diceva prima la dottoressa, nel supporto alla pubblica amministrazione e sempre, come diceva prima la dottoressa, nella riorganizzazione dei processi. Innovazione e ricerca è la mission, una delle mission dell'università, e quindi su questo ovviamente pensiamo di poter dare un buon contributo. Dove innovazione e ricerca, con la terza missione che ha adesso l'università, può significare anche la creazione di spin-off e start-up che presso il nostro Ateneo sono numerosi, la creazione di prototipi, di brevetti, ma anche portare avanti dei progetti innovativi. Servizi digitali evoluti, noi che contributo possiamo dare in questo contesto? Beh, abbiamo esperienze nell'intelligenza artificiale, nella declinazione di servizi personalizzati, nei sistemi cloud, nel riuso del software, che è uno dei temi fondamentali per la pubblica amministrazione, e ancora importantissimo, la privacy e la security. E allora a questo punto vediamo un po' meglio chi siamo e come possiamo contribuire. Io parlo, sono da poco presso l'Università Politecnica delle Marche, ma mi sono integrato in un gruppo che già esisteva e che è un gruppo storico, diciamo. In questo gruppo è il gruppo di ingegneria informatica, che è in questo momento
c'ha un professore ordinario che sono io, 6 professori associati, 2 ricercatori, 20 tra assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, 2 tecnici sistemisti. Quindi abbiamo una massa critica che possiamo mettere al servizio, come avrò modo di farvi vedere fra poco, di tutto ciò che è necessario per il territorio. Ci abbiamo pure, accanto a questo, abbiamo del know-how, perché collaboriamo con tutti i gruppi di ricerca all'interno del nostro dipartimento e nell'ambito dell'Ateneo. L'informatica è un po' il collante di tutta una serie di processi. Collaboriamo con gruppi di ingegneria informatica e di informatica delle principali università italiane, con gruppi di ricerca di università straniere, eroghiamo circa 30 corsi in ingegneria informatica e dell'automazione, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria biomedica. Co-organizziamo un dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione e stiamo organizzando, e su questo mi permetto di fare 10 secondi rubo per fare un po' di pubblicità, un corso di perfezionamento in Big Data Engineering, la cui scadenza è il 30 aprile per l'iscrizione. Se andate sul sito vedete che è un corso molto innovativo, le iscrizioni sono aperte. Poi partecipiamo a svariati progetti europei, a progetti PRIN, PON, POR, FIRB. Abbiamo collaborazioni di ricerca con enti pubblici e aziende private, tra cui 3 regioni, Regione Marche, Regione Lombardia e Regione Calabria, da cui io provengo, un polo di innovazione che è ICT Sud, che si occupa dell'ICT in tutto il Sud Italia, con la Polizia, con OBE, con SISAL, con le principali aziende, c'è anche da poco Ernest & Young, con le principali aziende, da poco per il nostro gruppo intendo, con le principali aziende nazionali. Poi abbiamo 2 laboratori di ricerca classici e poi abbiamo da poche settimane un laboratorio accademico di co-working. Queste sono tutte aziende con cui collaboriamo a livello regionale. A questo punto proviamo a declinare un po' più in dettaglio come possiamo contribuire. Nel campo delle reti di telecomunicazioni possiamo dare un contributo nei protocolli per la gestione dei sistemi cloud, nella sicurezza e nella gestione e configurazione di servizi cloud, tutte tematiche che abbiamo visto sono di estremo interesse per colmare quel gap, quell'infrastruttura. Nelle reti IoT abbiamo know-how sul multi-IoT, perché ormai, come tante reti di persone cominciano a comunicare tra di loro, anche le varie reti IoT cominciano a comunicare tra di loro. E in questo contesto ci occupiamo di crawling, di diffusione delle informazioni, di centralità. Per quanto riguarda le reti di supporto e assistenza, ci occupiamo di medicina personalizzata, di domotica, di e-health, di videosorveglianza distribuita, di robotica e di reti sociali di supporto e assistenza. Nell'intelligenza artificiale possiamo dare contributi un po' su user profiling, sui recommender system, sul precision farming e sul machine learning. Sul data management è uno dei settori in cui siamo più forti, ci siamo 3 docenti più svariati dottorandi assegnisti su questa tematica, infatti possiamo dare un contributo sulla Big Data Analytics, sull'analisi e miglioramento dei processi, sui sistemi di supporto alle decisioni e sulla cooperazione di sistemi, tra sistemi innovativi. Stessa cosa sui social network. Siamo esperti di social network analysis, in particolare è uno dei miei temi di ricerca, sul social media intelligence, sulla sentiment analysis e sul social internet working. Privacy e security, ci occupiamo insieme ai colleghi di tutto il dipartimento di crittografia, cyber security, analisi dei rischi sulla sicurezza, sulla progettazione di software sicuro, sulla blockchain technology, sul computer forensic e sul malware detection. Supporta la pubblica amministrazione, possiamo dare supporto per il digital cultural heritage, per l'analisi dei profili degli evasori nella pubblica amministrazione locale. Su questo è anche un'altra mia specialità, gestione delle emergenze, dematerializzazione dei processi amministrativi, e nuovi ecosistemi digitali per le pubbliche amministrazioni locali e innovation management. Ho voluto anche mostrare 3 piccoli
velocemente tre esempi di quello che possiamo fare. Questo qui è un progetto che per far vedere per il comune di Corinaldo, è un simulatore basato su agenti in caso di sisma come può avvenire e dove dovrebbe avvenire l'evacuazione. Così tutto quello che prima ho detto, che sono delle sigle, almeno in tre casi lo vorrei far vedere in dettaglio. Questo è stato fatto ovviamente con la collaborazione dei nostri colleghi di ingegneria civile. Qua invece abbiamo un esempio di cultural heritage con la realtà aumentata. Questo qui è un progetto che stiamo portando avanti come gruppo con vari partner. Come vedete, anche qua sarà molto breve, però si può vedere come inquadrando un quadro ci possiamo ricavare ulteriori informazioni su quel quadro e ovviamente su quello che rappresenta. Si può andare molto oltre con il tridimensionale e con la realtà virtuale. Questo ad esempio sui musei è molto interessante. Tra l'altro l'abbiamo già provato su svariati musei, sia qua che in Calabria. E poi una terza cosa, questo qui è una cosa molto particolare, artistica, è un'idea che stiamo portando avanti proprio in questo mese e nei mesi successivi, da un'idea, non posso dire troppo perché è coperta un po' da segreto, però da un'idea assolutamente originale, con uno dei più noti compositori italiani, tra qualche mese poi vi diremo qualcosa in più, vogliamo far sì che il territorio componga musica, che non sia la persona a comporre musica, adesso vi lascio con questa chicca, ma sia il territorio. Come faremo questo? Spero di potervelo presentare fra 2-3 mesi, cioè, ci stiamo lavorando. Il compositore è molto noto, è una persona della vecchia guardia, non è... cioè non è uno che viene dagli ultimi programmi, questo qui è proprio di quelli tosti, diciamo. E allora vi ho fatto vedere, ci abbiamo parecchio know-how, siamo a disposizione, molta voglia di fare, quindi mettiamoci al lavoro insieme. Chiunque ci voglia contattare, a noi può solo fare piacere. Spero di essere rientrato nei 10 minuti. Grazie mille. Grazie per l'attenzione. Il professore ci ha dato veramente tantissimi spunti, sono previsti degli interventi delle altre università nelle altre sessioni e poi ricordo a tutti che oggi pomeriggio avremo nella tavola rotonda tutti i rettori. Lancio intanto l'idea al professor Ursino, magari anche nel prossimo tavolo delle università che ogni tanto convochiamo, magari di parlare di alcune di queste idee. Infatti, diciamo, tra le novità dell'ultimo anno è stata proprio l'istituzione di questo tavolo tecnico con le università, in maniera tale di riuscire a parlare tutti allo stesso tavolo dei temi importanti. Passo ora la parola in successione a due colleghi che parleranno sicuramente di due progetti strategici, li riterrei sicuramente i due progetti cardine dell'Agenda Digitale Marche, e parlerà prima Andrea Sergiacomi di Meetpad e poi Maria Laura della Banda Ultralarga, e cercheranno nello spiegarvi questi progetti anche di far capire come abbiamo in corsa dovuto riprogettare, ripensare questi progetti che magari erano stati pensati con un'altra modalità, magari per altri obiettivi, per fare altre cose, sono poi stati calati sempre
nella realtà del sisma, perché, apro e chiudo la parentesi, tutti i sistemi informativi che sono stati messi in campo a risorse invariate, perché l'emergenza non consente di stanziare dei fondi e poi fare i sistemi, e quindi abbiamo cercato di rivedere i progetti dell'Agenda Digitale Marche in ottica ricostruzione. Colgo anche l'occasione, non l'ho fatto prima, di dirvi che rapporteur di questa tavola rotonda è Andrea Sergiacomi, con il supporto di Maria Marzeglia. Siete tutti e tre a fila, pensavo che c'era una pausa prima dell'intervento di Maria. No, anche la collega Maria parlerà in sequenza, quindi tre colleghi. E quindi loro si sono appuntati gli elementi cardini e dei relatori precedenti, però se c'è qualcuno che vuole magari che nella tavola rotonda sia ricordato qualcosa in particolare, potete rivolgervi a Andrea Sergiacomi e a Maria Marzeglia per questo. Do ora la parola ad Andrea sul progetto MeetPad. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo con il quadro che emerge dell'agenda digitale, o quantomeno la parte che viene finanziata con i fondi del PORFESR in OT2, sarebbe obiettivo tematico 2, quindi la realizzazione effettivamente dell'agenda digitale nelle Marche, perché l'agenda digitale è stata progettata, forse come sapete, nel 2013. È chiaro che dopo gli eventi del 2016-17 del sisma ci siamo trovati nella condizione di dover riprogettare una serie di infrastrutture applicative che avevamo progettato, nell'ottica di metterle al servizio anche della situazione di emergenza e della ricostruzione post sisma. Se vogliamo molto brevemente un affresco su come vengono attualmente quindi ripartite le risorse del PORFESR, possiamo vedere come resta la metà delle risorse dedicate al piano telematico per la banda ultralarga, con particolare riferimento alle aree interne, quindi ai territori che stanno nei distretti industriali e in sinergia col FEASR anche nelle aree rurali. Per quanto riguarda l'altra metà dei fondi, stiamo parlando nel complesso di 24 milioni di euro circa, verranno ripartiti sostanzialmente per un settimo circa in progetti a titolarità regionale, quindi delle gare regionali con cui si realizzano delle infrastrutture applicative, e per un terzo nella parte invece, per oltre un terzo, nella parte dedicata ai progetti degli enti locali, quindi progetti locali che vengono messi in rete, che utilizzano le infrastrutture di livello regionale, per esempio MPay, il sistema di pagamenti, che poi è utilizza ed interopera con l'infrastruttura di PagoPA nazionale, e la fatturazione elettronica, il sistema di conservazione documentale, eccetera. Il focus del mio intervento però è sul progetto MeetPad, su cui spenderemo circa 1.700.000 euro. Tralascio la parte del contesto, ne abbiamo già parlato ampiamente, che cosa è successo dopo gli eventi del 2016, però ecco, una cosa mi interessa farvi vedere. Una stima prevede che saranno fatti, è già stato iniziato questo processo, 275.000 sopralluoghi agli immobili, agli edifici. Si stimano 90.000 interventi di ricostruzione per l'edilizia, sia abitativa che produttiva, e metà di questi interventi dovranno essere discussi in conferenze di servizi tra enti locali per gestire le pratiche della ricostruzione che derivino appunto da privati cittadini piuttosto che da imprenditori. Facendo un calcolo molto molto banale, calcolando 30 minuti per pratica, per fare queste 45.000 conferenze di servizi, l'ufficio speciale della ricostruzione impiega oltre 12 anni. È chiaro che dobbiamo dotare i nostri colleghi di un sistema che renda fare queste conferenze di servizi, queste riunioni sostanzialmente in presenza o meglio ancora in via telematica, in maniera semplice. Non solo fare delle conferenze di servizi in maniera telematica, ma anche dargli degli strumenti efficaci e funzionali per avere una piena collaborazione
interistituzionale, quindi per fare in modo che da remoto possano lavorare come se fossero nella loro scrivania. Molto ambizioso, ma sostanzialmente Meetpad ha questo come obiettivo. Abbiamo già avviato una serie di, diciamo, la parte amministrativa di questo progetto è già stata avviata e stiamo nella fase di approvazione di un progetto esecutivo molto preciso che stabilisce quindi tempi, risorse, funzionalità della piattaforma e che adesso cercherò di descrivervi. Vado molto veloce sulla parte di che cosa vuol dire conferenza di servizi. Semplicemente il nuovo decreto legislativo del 30 giugno 2016 disciplina quali sono le due modalità di fare una conferenza di servizi, la semplificata e la simultanea. La semplificata significa che ognuno sta nel proprio ufficio, sostanzialmente, non c'è un incontro in plenaria tra le risorse e quindi lo scambio avviene in maniera del tutto telematica, seguendo dei workflow per cui le pratiche o i documenti e quant'altro necessario per processare un'istanza e dare i pareri viene fatto tutto attraverso un flusso di lavoro digitale. Molto difficile da applicare e infatti nella complessità del gestire dell'evento le prime riunioni delle conferenze di servizi, quelle permanenti e quelle per la ricostruzione post-sisma saranno fatte in maniera simultanea. Simultanea vuol dire doversi incontrare faccia a faccia o quantomeno in compresenza tra più soggetti, tra più enti locali. Allora dobbiamo creare degli strumenti che permettano e facilitano questa compresenza di più persone nel sostanzialmente processare l'istanza. Diciamo che per farlo ci siamo anche posti l'obiettivo di creare un'architettura basata sui microservizi. Perché? Perché mettere in piedi semplicemente un sistema che prevede di fare la conferenza di servizi semplificata piuttosto che simultanea e non un sistema a 360 gradi che può essere utilizzato per qualsiasi tipo di meeting operativo. Una volta che mettiamo in piedi i singoli componenti che permettono questa collaborazione, la videoconferenza e il sistema di scrittura e di editing condiviso eccetera eccetera, sono a disposizione della pubblica amministrazione per fare riunioni che poi siano istituzionali, che siano legali, che siano conferenze di servizio, siano meeting operativi, poco ci importa per quanto riguarda l'uso dello strumento. E un altro importantissimo aspetto che deriva anche un po' dalla filosofia dell'agenda digitale è che dobbiamo fare uso di famosi building blocks. Non è che il sistema Meetpad arriva e si reinventa da capo la conservazione digitale, la protocollazione, i gestionali che gestiscono le pratiche. No, deve essere un sistema che fa riuso di questi pezzi che già esistono, di Domus, che è il sistema per la ricostruzione, che prende le pratiche dal MUD, eccetera, eccetera, e li mette all'interno di un sistema più organizzato per fruire i singoli servizi e le singole interfacce. Brevemente, a parte l'ovvietà per cui fare una videoconferenza di servizi permette di risparmiare tempo, di risparmiare i viaggi, non ci si deve incontrare nello stesso posto, ma comunque le dimensioni del tempo e dello spazio in quello che stiamo progettando sono assolutamente importanti, non solo per quello che vi ho appena detto, ma perché per fare un'agenda, diciamo per fare una conferenza di servizi è necessario una serie di considerazioni riguardo la pianificazione dei tempi. Dobbiamo mettere insieme una serie di soggetti nello stesso momento, non nello stesso luogo ma nello stesso momento in riunione. È importante dare degli strumenti di calendario condiviso, di Doodle per esempio, cioè prenotare insieme il giorno con cui fare la riunione, declinare quale sarà l'agenda della discussione della riunione, gestire i rapporti di delega, sostituzione, convocazione dell'ente. Attenzione qui al modo con cui normalmente si fanno delle riunioni. Io conosco del comune Tizio, conosco della provincia Caio, li chiamo. Qui bisogna mettere in piedi qualcosa di un po' diverso se ci dobbiamo lavorare per 12 anni di seguito in qualche modo, no? E dobbiamo quindi creare un sistema di inviti per ente,
al quale l'ente risponderà dicendo oggi viene lui, domani viene un altro, e quindi la differenza che c'è tra ente come persona giuridica che viene chiamata a lavorare sul procedimento, che poi deve a sua volta organizzare la compresenza di persone fisiche. La compresenza di persone fisiche, che anche questo è un elemento della dimensione del tempo, significa però rendere la conferenza di servizi legale. Noi dobbiamo essere sicuri che tutte le persone che devono partecipare ci siano, e quindi mettiamo in campo dei sistemi di autenticazione, di registrazione di audio e video di quello che nella conferenza di servizi viene deciso, scadenzari per riuscire lo stesso a modulare nel tempo le varie attività che sono di obbligo. L'altra dimensione delle funzionalità che la piattaforma mette in piedi è lo spazio. Allora, tre cose sostanzialmente sono importanti. Lo spazio non è più una conference room in cui ci si incontra, potrebbe essere un incontro di persone che stanno ognuno nella propria scrivania, nel proprio PC, nel proprio ufficio, o addirittura, sempre di più capita, che stanno fuori, sono in mobilità e quindi devono poter riuscire a partecipare per poter dire una cosa anche attraverso un cellulare, un device fuori. Quindi lo spazio è multiplo. Lo spazio vuol dire anche, attenzione, stiamo parlando di pratiche di ricostruzione, cioè di luoghi fisici, di edifici. Dove stanno questi edifici? Dobbiamo attraverso gli strumenti identificare, geolocalizzare il luogo della pratica e permettere a tutti di definire come e magari anche in vicinanza a quali altri tipi di pratiche stiamo lavorando. Infine, lo spazio è anche importante come concetto mentale del mio lavoro. Quando organizzo il mio lavoro, se lo faccio nella mia scrivania, io ho a disposizione degli scaffali in cui metto gli oggetti che mi servono, e stessa cosa deve avvenire attraverso un sistema di collaborazione digitale. Gli oggetti che mi servono per poter fare una riunione in plenaria devono essere organizzati attraverso dei sistemi di fascicolo interistituzionale. So dove trovo i miei file e i file che hanno valenza legale. Condivido lo schermo, faccio editing condiviso su documenti, verbalizzo in modo automatico, mi creo una lavagna per digitare e scrivere degli appunti e condividerli, eccetera. Fino adesso abbiamo parlato di sistemi che sono già stati in qualche modo realizzati, questa invece è la prima infrastruttura che comincia adesso, ma già a fine ottobre del 2018 ci aspettiamo un primo rilascio funzionale, in modo che potremo dare da subito ai colleghi dell'ufficio speciale la possibilità di lavorare utilizzando una parte di questi sistemi. Il progetto viene anche presentato come caso di riuso in un altro progetto europeo che invece cerca dei finanziamenti su Horizon, sul sistema europeo per la ricerca, attraverso l'applicazione di una serie di tecnologie più innovative, blockchain, l'uso dei chatbot, l'uso di algoritmi per riuscire a trovare in modo semantico e intelligente delle pratiche attinenti rispetto a quelle che sono in lavorazione, il cloud computing stesso che è la base su cui viene implementata l'infrastruttura. Questi elementi vengono sviluppati quindi in un ulteriore progetto europeo che abbiamo presentato in una proposta. Chiudo con l'ultima slide, solo per indicarvi appunto il famoso discorso dei building blocks. Cosa c'entra Cultura Smart, che è un progetto che cerca di portare nei musei, nelle biblioteche, degli strumenti di telecomunicazione per far creare dei luoghi di aggregazione, di comunicazione per eventi culturali, eccetera. Usiamo tutto quello che è possibile, tutti i building blocks che abbiamo a disposizione, per cercare di rendere i nostri sistemi usabili, utilizzabili, e quindi in questo caso, rispetto al progetto Cultura Smart, abbiamo la possibilità di avere 18 sale di videoconferenza dotate di dispositivi integrabili con l'infrastruttura regionale di videoconferenza, che sono nei territori, tra cui anche i territori del sisma, il che vuol dire che gli uffici possono anche attrezzarsi per usare delle conference room e fare le videoconferenze attraverso questo. Io chiudo, grazie. Grazie mille.
È un progetto veramente complesso sul quale crediamo tanto. Tra l'altro l'esempio fatto su Cultura Smart è uno degli esempi di riprogrammazione, perché la collega Teoldi, responsabile del settore cultura, ha proprio adottato una delibera in base alla quale, proprio anche per l'individuazione di questi 18 punti che usufruiscono di una diciamo tecnologia e di dispositivi più avanzati, si dà preferenza proprio alle aree colpite dal sisma. Non so se prima dell'intervento della dottoressa Maggiulli, come abbiamo qui in sala Engineering, che è anche partner del Forum Piassi, poi Andrea è stato esaustivo rispetto al progetto. Perfetto. Tra i nostri progetti impossibili che rendiamo possibili, passo la parola a Maria Laura sulla banda ultralarga, che sicuramente da un punto di vista infrastrutturale sicuramente il cardine, il presupposto di tutti gli altri progetti. Buongiorno a tutti, cercherò di essere sintetica nei 10 minuti. Adesso, senza raccontarvi tutta la storia della strategia della banda ultralarga che della regione, che diciamo è allineata ovviamente con quella nazionale ed è stata diciamo così definita nel piano telematico regionale, che nel 2016 è stato approvato il nuovo piano telematico regionale, che appunto definiva la strategia per la regione Marche per lo sviluppo della banda ultralarga. Siamo adesso nella fase attuativa e la fase attuativa prevede appunto la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica attraverso dei bandi di gara che sono stati portati avanti da Infratel Italia, per cui il lotto Marche e Umbria è stato vinto da Open Fiber. La regione Marche ha stanziato per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio regionale circa 105 milioni, di cui, come aveva già detto Andrea Sergiacomi, 11 milioni sono Porfesr, 21 milioni e 5 sono FEASR, e mentre a livello nazionale sono stati stanziati fondi FSC per l'importo di 72 milioni di euro. La gara che era stata bandita riguardava una copertura del territorio marchigiano sui servizi 30 mega, servizi di accesso 30 mega e 100 mega, perché la banda ultralarga riguarda i servizi di accesso che vanno dai 30 mega in su. Inizialmente era stato previsto nel territorio Marche Umbria la copertura del 52% del territorio con il servizio 30 mega e il 27% per il servizio 100 mega. Invece le risultanze della gara sono state molto favorevoli e hanno fatto sì che il territorio marchigiano e umbro, insomma qui parliamo di lotto Marche Umbria, venga coperta per il 79%, quindi 80% circa, con il servizio 100 mega, mentre il 20% a 30 e l'1% aree residuali, sono aree che non sono coperte ma sono proprio aree molto marginali. I comuni interessati delle Marche sono tutti, perché praticamente noi non abbiamo nessun comune marchigiano che si trova coperto dal servizio banda ultralarga. Quindi facciamo un esempio Ancona, no? Perché uno si chiede già il servizio di fibra, no? Over 100, fanno pubblicità, in realtà ci sono delle aree periferiche che non sono coperte. E la differenza tra questa programmazione e la precedente, quando si parlava di banda larga, è che il grado di copertura precedentemente veniva fatto per comune, indipendentemente da magari delle sacche che non venivano servite dal servizio banda larga, parliamo di 20 mega. Mentre per il servizio banda ultralarga le necessità sono state definite in base a un'analisi per aree di censimento, per cui quello che è emerso è che territori che apparentemente sembravano coperti in realtà non lo erano, per cui per quello che le Marche è tutta interessata. Quindi abbiamo circa 691.000 abitanti coinvolti e più di 435
1.000 unità immobiliari che verranno servite dal servizio d'accesso. Il progetto riguarda appunto la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica che si suddividono in infrastruttura primaria e secondaria. L'infrastruttura primaria porta il servizio con un certo grado di granularità, la secondaria va proprio in prossimità delle unità abitative. E la strategia prevede che per tutte le sedi della pubblica amministrazione la fibra venga portata proprio all'interno della sede stessa, però dopo vediamo il dettaglio. Il progetto di infrastrutturazione è stato diviso in 4 fasi temporali e i criteri di suddivisione erano stati già definiti a livello di consiglio regionale in sede di dibattito del piano telematico. Si è voluta dare maggiore priorità ai comuni che avessero, si trovassero nelle cosiddette aree interne o aree di crisi, no? Quindi aree che con delle criticità dal punto di vista dello sviluppo sociale, industriale, o spopolamento cosiddetto produttivo, e poi in maniera secondaria, successiva, aree con una maggiore densità. Per cui adesso ovviamente noi siamo disponibili per darvi tutti i dati di dettaglio, ma visto i tempi, in queste mappe che vedete, che potrete anche reperire sul sito di Regione Marche, vedete per esempio a fase 1 come queste aree verdi che saranno coperte appunto inizialmente e praticamente corrispondono effettivamente alle aree interne e aree di crisi. Nella mappatura, inizialmente noi abbiamo fatto questa suddivisione, poi cosa è successo? Il piano è stato approvato ad agosto 2016, poi c'è stato purtroppo il terremoto nell'autunno e quindi abbiamo mappato anche le aree che appunto fanno parte del cratere. In questa mappa voi vedete la corrispondenza delle aree prioritarie rispetto alle altre, rispetto appunto alle aree del cratere. Quindi la maggior parte delle aree prioritarie in effetti fanno parte della fase 1, fanno parte del cratere. Quindi quando la dottoressa Carota parlava di riprogettazione, in realtà perché il soggetto concessionario che ha vinto la gara in realtà aveva fatto la gara in funzione delle aree e quindi delle unità abitative da coprire, quindi sono indipendentemente dal fatto che ci fosse stato il terremoto. Chiaramente, essendoci adesso delle aree che non sono più accessibili oppure dove la popolazione si è trasferita appunto per motivi contingenti, oppure anche le unità locali, le attività produttive che prima magari stavano in aree che purtroppo adesso non sono più accessibili e sono state dislocate, quindi è un'altra informazione che noi abbiamo dovuto rendere disponibile a chi sta eseguendo la progettazione per rendere più efficace le strategie del piano. E come avviene la progettazione? No? Quindi abbiamo queste fasi di priorità, questi comuni. Per ogni fase c'è la progettazione definitiva che deve essere fatta realizzata entro 60 giorni dalla firma del contratto. Il contratto è stato firmato a novembre, quindi noi già siamo nella fase 1 e la progettazione definitiva viene proposta da Open Fiber, che la presenta a Infratel, che è il soggetto, che è il braccio attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, che si è occupato della gara e si occupa della verifica dei progetti. Dopodiché, una volta approvato il progetto può entrare nella progettazione esecutiva, quindi essere proposta a tutti i soggetti che devono autorizzare per l'esecuzione dei cantieri. Ogni fase progettuale viene scandita 60 giorni, quindi la fase 1 possiamo dire che è terminata in quanto fase di progettazione definitiva, la fase 2 di progettazione definitiva dei comuni della seconda fase è in corso. Noi abbiamo dovuto nella fase progettuale, oltre alla progettazione preliminare, nella fase di progettazione definitiva esecutiva abbiamo dovuto coinvolgere i comuni. Allora, i comuni sono stati coinvolti in questa maniera: attraverso una firma di una convenzione operativa che è stata proposta
da Infrater, che in realtà è una convenzione dove si chiedono ai comuni di prendere atto delle recenti disposizioni per l'infrastrutturazione delle fibre ottiche per la banda ultralarga, quindi decreto legislativo 33 del 2016 che è nel recepimento di una direttiva europea proprio per accelerare i lavori per la posa delle infrastrutture di fibra ottica e non solo, ma anche per mettere a sistema anche tutte le informazioni relative alle canalizzazioni e anche il recepimento del decreto scavi che appunto diciamo definisce delle prescrizioni tecniche per gli scavi per la fibra ottica, quindi uso di mini trincea, no dig e quant'altro. E a oggi queste convenzioni operative noi abbiamo diciamo contribuito e abbiamo seguito tutto, abbiamo mandato le convenzioni operative per conto di Infratel ai vari comuni, le abbiamo seguiti eccetera. Per i comuni della fase 1 praticamente su 73 comuni praticamente le hanno firmate quasi tutti tranne un comune. E la firma della convenzione operativa è un prerequisito per l'inizio dei cantieri, dell'apertura dei cantieri sul territorio. Senza quella il Ministero, insomma noi abbiamo firmato anche l'accordo di programma, è stata un'approvazione su questo, non, ha deciso che non si può intervenire. Un'altra informazione che i comuni devono rendere disponibile sono praticamente le sedi delle pubbliche amministrazioni, perché appunto secondo le linee della gara, diciamo il capitolato, tutte le sedi delle pubbliche amministrazioni devono essere servite con diciamo, un accesso FTTH direttamente nella sede stessa. Quindi per fare questo però è necessario che la mappatura che aveva a disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico all'inizio della gara sia verificata effettivamente, perché è successo che per esempio alcune scuole, il MIUR ha dato queste informazioni, in realtà non erano più esistenti oppure c'erano nuove sedi, oppure sedi non so del comune, magazzini e quant'altro magari non erano mappate direttamente dal Ministero perché sono informazioni un po' più localizzate. Quindi anche su quello noi abbiamo contribuito a diciamo, sollecitare i comuni a darci queste informazioni che noi abbiamo passate a Infratel e sulla base delle quali Infratel verifica i progetti che Open Fiber sta presentando. Altre informazioni che i comuni dovevano rendere disponibili, appunto i vincoli anche di tipo appunto archeologico e monumentale eccetera, che sono diciamo necessari poi anche alle sovrintendenze per dare poi dopo il loro facilitare, quindi fare in modo che i progettisti tengano conto subito di questi aspetti che poi dopo vengono verificati dai soggetti dei beni culturali che devono anche loro dare un parere sui progetti. E poi anche individuazione di infrastrutture pubbliche esistenti in cosiddette ottica sinfi, adesso non ve ne parlo perché c'è il dottor Marescotti che poi spiegherà che lui è responsabile nazionale di questo progetto. Comunque praticamente l'individuazione di infrastrutture secondo certi formati di dati che possono essere resi utilizzati per veicolare la fibra ed evitare quindi di fare degli scavi e quindi ridurre quindi i costi, ma anche evitare anche delle problematiche sul di scavi, quindi conseguenze o di vincoli vari sul territorio. Abbiamo parlato del sisma, allora effettivamente cosa è successo? Che noi abbiamo dovuto raccogliere, stiamo raccogliendo man mano, perché anche adesso questo diciamo, è un aspetto che è seguito dai competenti in materia, comunque ogni comune che è stato diciamo, coinvolto dal sisma si trova di fronte delle zone rosse o perimetrazione, quindi zone dove di fatto non si può accedere, dove la popolazione non risiede più e quindi praticamente sono unità abitative che in realtà non devono essere più servite o dovranno essere servite solo successivamente quando inizierà la fase di ricostruzione, per cui la progettazione di Open Fiber ne deve tenere conto. E anche le aree SAE, per esempio le aree SAE sono state precisamente individuate, già rientrano nei progetti che Open Fiber sta presentando man mano, quindi cosa vuol dire? Che tutti gli abitanti che risiedono in queste aree SAE praticamente verranno servite dal servizio di fibra ottica, appunto saranno abilitati al servizio di accesso anche a 100 mega.
e poi anche aree di nuova realizzazione, perché appunto ci sono realtà, quindi nuove aree residenziali appunto che sono state delocalizzate, oppure unità locali, punte aree produttive che sono state trasferite definitivamente, per cui bisognerà tenerne conto, e non erano, diciamo, nelle informazioni che aveva inizialmente il concessionario. Adesso qui, visto i tempi, non vorrei dilungarmi troppo, questa è una tabella che praticamente dà una visione d'insieme dell'attività di progettazione, perché qui abbiamo per ogni fase il numero di convenzioni firmate, ma per ogni fase abbiamo anche il numero di progetti definitivi che Open Fiber ha presentato a Infratel, ma di questi solo una percentuale vengono approvati, perché Infratel magari li può rimandare indietro perché non tengono in considerazione appunto questi aspetti nuovi progettuali relativi al sisma, ma magari non sono state seguite le prescrizioni tecniche che erano inizialmente capitolato. Comunque abbiamo fatto diversi incontri preliminari con tutti i soggetti, quindi sovrintendenze, ANAS, province, proprio per agevolare il processo autorizzativo, perché anche dalla precedente programmazione abbiamo visto che i tempi realizzativi sono molto dipendenti dai tempi autorizzativi da parte dei comuni, quindi perché magari i comuni non conoscono bene il progetto, perché magari non hanno recepito le norme, eccetera, quindi abbiamo deciso insieme a Infratel e concessionario di fare degli incontri preliminari che ci hanno dato veramente tanti elementi anche per capire come organizzarci successivamente per agevolare il processo autorizzativo. Abbiamo deciso di fare conferenze di servizi, stiamo decidendo la modalità migliore, poi adesso ci stiamo confrontando anche a livello nazionale, perché questa è una problematica di diversi, diciamo, di tutti le regioni di fatto, perché i problemi nostri sono poi, tranne il sisma, sono poi tutti di tutte le regioni. E adesso il concessionario Open Fiber ha un programma comunque di avvio dei cantieri. In questa slide vediamo, diciamo, in maniera preliminare il cronoprogramma di apertura ai cantieri sul nostro territorio. Di certo partiranno 5 cantieri ad aprile, che sono appunto Montaggio delle Marche, Rotella, Cessa Palombo, Monte San Martino, Pieve Bovigliana, e poi avremo altri 5 cantieri a maggio e una decina di cantieri successivamente a giugno. Questo, diciamo, è un po' un'anteprima. E per rendere, questo per finire, solo più efficace, diciamo, l'azione del piano telematico, perché in realtà noi non è che vogliamo portare la fibra, ma vogliamo che il servizio d'accesso poi venga attivato e che la fibra sia uno strumento, cioè quindi la banda ultralarga, per far crescere il territorio. Quindi per far crescere il territorio cosa ci vuole? Ci vogliono delle azioni che mettono insieme tutti i soggetti che possono avviare questo processo di crescita, ma nello stesso tempo anche recepire le potenzialità dell'infrastruttura. Quindi c'è l'intenzione di mettere in piedi, come è stato richiesto anche in fase appunto consiglio regionale, di mettere da tutte le associazioni e categorie sul territorio una task force in cui tutti i soggetti, gli stakeholder interessati al piano, diciamo, ai benefici dell'infrastruttura a banda ultralarga, si possono parlare e, diciamo, anche rendere più efficace l'azione di questa iniziativa. Insomma, va bene. Grazie. Obiettivamente, per parlare di un progetto così complesso, i tempi erano veramente pochi, magari poi se ci saranno domande, come abbiamo detto, le lasciamo in coda. Dopo il focus su questi due progetti dell'agenda digitale, la dottoressa Marseglia ci parlerà del gioiellino di famiglia dei sistemi approntati per il sisma, perché è parlerà del sistema che consente di sintetizzare tutti i dati che provengono dalle molteplici fonti. Quindi, per chi la conosce, non parlerà dei suoi focus specifici, che sono la georeferenziazione, ma dei dati che poi georeferenzia, sicuramente. Buongiorno,
e dunque il mio intervento sarà un po', diciamo, un po' rientra nell'alveo di quello che è il tema del sisma, e ho impostato, diciamo, il mio intervento a mo' di narrazione, di storytelling di quello che è stato l'impegno della nostra struttura sul tema sisma, quindi come la nostra struttura ha fatto da supporto ai colleghi in una prima fase della protezione civile e poi della ricostruzione, e in termini quindi di informatizzazione, quindi volto anche all'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione. E diciamo quindi che siamo partiti da una serie di attività spot per poi, ecco, convergere, quindi poi chiuderò il mio discorso con quello che è il sinottico globale, che è un sistema che vuole racchiudere quindi in un colpo d'occhio unitario tutte quelle che sono le varie linee di attività che compongono il sisma e che si alimentano dei vari sistemi che via via noi abbiamo costruito. Ora farò una carrellata brevissima di quello che noi abbiamo fatto nel tempo, iniziando quindi da quello che noi si è fatto, stiamo parlando, questa slide diciamo può essere datata inizio settembre 2016, praticamente quando abbiamo, a fronte di dati che ci forniva la protezione civile, dati giornalieri che ci fornivano, noi abbiamo provato a georeferenziare e quindi a mappare sul territorio quelle che erano lo stato dell'arte, quindi degli effetti del sisma. Quindi in questa prima slide, che veramente avevo dimenticato, l'ho recuperata da non so quale directory, quindi qui abbiamo addirittura mappato tutte le aree di accoglienza, quindi le tende sparse, le strutture, le aree, e poi vabbè, i comuni erano un po' graficati con il contenuto relativo all'autonoma sistemazione, quindi come i cittadini si erano autonomamente orientati per risolvere le proprie situazioni critiche. Questa è un'altra slide che abbiamo fatto il 13 di settembre, quindi sempre del 2016, in questo caso quindi a ridosso praticamente della scossa, quella iniziale di agosto. In questa slide riportiamo quindi quelli che sono e la numerosità degli evacuati per singolo comune, quindi noi giornalmente facevamo questa attività a fronte dei dati che ci forniva la protezione civile. Quest'altra slide che è del 6 di ottobre abbiamo, quindi quando si iniziava un po' a capire quelle che erano le schede AEDES, quindi il livello di inagibilità dei vari edifici, quindi avevamo mappato questa situazione con anche i sopralluoghi, quindi rispetto alla totalità quanti erano da fare e quanto ancora da farsi, e quindi avevamo questi file Excel che ogni volta ci arrivavano. A un certo punto abbiamo cercato di mettere a sistema tutto quanto, abbiamo creato quello che era il supporto ai comuni, alias mostro, era stato definito il famoso mostro per gli addetti ai lavori. Praticamente era un sistema messo a disposizione della protezione civile, della sala centrale, e attraverso questo sistema quindi si è superato il discorso dei fogli Excel che ci inviavano periodicamente, giornalmente, e quindi riuscivamo a dare una situazione giorno per giorno direttamente con un data entry fatto dalla protezione civile nelle varie sedi in cui la protezione civile era dislocata, perché non era soltanto a livello della città di Ancona in cui veniva effettuato questo data entry, era sparso sul territorio. Quindi in questo caso io ho Arquata del Tronto, e quella volta lì, ecco, avevano detto che c'avevano 11 zone rosse, avevano dato una serie di criticità, che il totale degli sfollati era, ora io leggo più male che altro, che erano circa 1300. Qui il sindaco diceva quali erano le criticità, dove stavano i propri assistiti, o in albergo piuttosto che in casa. Quindi diciamo che è stato uno strumento che noi abbiamo creato sempre in gran fretta per dare un supporto ai colleghi della protezione civile. Una cosa interessante di questo sistema è che gestisce lo storico, cioè io giorno per giorno ho la situazione di quello che era la situazione all'interno di ciascun comune, quindi se io volessi riprendere la situazione del 6 di dicembre del 2016, io ce l'ho, come anche tutte le date di cui uno potrebbe aver bisogno. Quindi il focus, cioè diciamo la cosa carina di questo sistema interessante era proprio la storicizzazione del dato. Poi ecco, è venuto fuori, abbiamo fatto il sistema che per la gestione della delocalizzazione delle attività produttive, che era stato uno dei temi che ci avevano posto da subito praticamente. Ecco, in questo caso abbiamo il comune di Fiastra, e nel comune di Fiastra praticamente abbiamo 7 richieste di delocalizzazione così classificate a seconda di studi tecnici piuttosto che lavanderie alimentari eccetera, e per ognuno di questi poi c'è proprio per ognuna di queste attività c'è un gestionale che ci dice cosa costa, quanti sono i moduli, insomma tutta una serie di attività. Anche queste sono state geolocalizzate, poi dopo vediamo.
Poi è venuto fuori il grosso tema delle SAE, quindi anche qui abbiamo fatto il sistema gestionale per le SAE, quindi che tiene conto di tutta una serie di informazioni. In questo caso siamo nel comune di Arquata del Tronto e abbiamo 8 aree SAE per il comune di Arquata. E, in parallelo, quindi oltre al gestionale delle aree SAE, abbiamo provveduto anche a mettere a punto un sistema che era quello della famosa numerazione delle aree SAE, vale a dire i colleghi della... noi abbiamo messo su un sistema attraverso il quale i colleghi della protezione civile, a fronte del layout, quindi questo progetto che veniva predisposto dal consorzio individuato, i colleghi provvedevano a fare una... quasi dare un civico a ciascuna abitazione, e questa era un'attività propedeutica poi per facilitare il comune nella fase di assegnazione della singola casetta. Quindi in questo caso fai conto, qui abbiamo, fai conto, c'era 33 SAE di 40 metri quadri, però quando poi il sindaco deve andare ad associare una di queste 40, di queste 33 alla singola famiglia, diventava un po' un pasticcio, e quindi noi abbiamo creato questa situazione di identificazione univoca della singola casetta all'interno della sua tipologia. E questo è stato un lavoro poi molto importante, perché appunto il comune ha facilità poi nell'abbinare famiglia a singola casetta, quindi una sorta di civico della casa stessa. Abbiamo poi ovviamente georeferenziato tutte le aree SAE, quindi che sono ripartite su questo gruppo di comuni, e in questo caso la colorazione del comune dipende in funzione della numerosità proprio delle casette attribuite a quel comune. Chiaramente, come si può vedere, il comune di Camerino è quello più colorato, e quindi il comune nel quale insistono più SAE. Abbiamo poi fatto un sistema, quindi questo è disponibile per tutti, di georeferenziazione proprio pubblica, un sistema che è visibile quindi sul nostro sito internet, nel quale oltre a diciamo, far vedere dove sono le aree SAE, c'è anche le foto, ci sono anche le foto della singola area SAE, oltre a un minimo di informazioni che potete vedere qui di fianco. Oh, io qui ora faccio tutta una carrellata di altri sistemi che noi abbiamo fatto. 3 minuti mi manca. Gestione delle macerie, il sistema della regionalizzazione delle squadre FAST, di cui parlava Spuri stamattina, le perizie giurate, le aziende zootecniche, misure di sostegno al reddito, tutta una serie di altri sistemi che noi abbiamo fatto. A questo punto, grande confusione, c'è stato il problema di dove prendo. Io ho bisogno di una visione d'insieme, dove sono questi dati? Io a livello centrale, stiamo parlando dei livelli degli uffici della presidenza, dove prendo questi dati? Li devo chiedere a destra e a sinistra con i tempi chiaramente di ogni struttura, quindi noi abbiamo pensato a questo punto di creare questo signore che si chiama Sinottico Globale, in cui convergono tutte le linee, no, che sono state invece realizzate in precedenza, per avere questa roba che ora qui si vede un po', insomma, spaventa un po' con i numeri, però in effetti è quello che è stato realizzato, vale a dire io ho un focus, quindi per singola provincia, quindi per singola provincia io ho tutte le linee che compongono le linee del sisma, con un bel totalone qua, così almeno non ci sbagliamo. E sì, infatti ora, per esempio, ora ho fatto un focus sulle SAE, e quindi queste sono le SAE di Ascoli Piceno, quindi abbiamo il comune di Arquata, di Acquasanta, eccetera. Quindi nel senso che questo è un sistema che oltre a farti la foto, ti consente anche di cliccare sul singolo elemento. Ora faccio per dire, no? Se io sono andata qui sulle SAE, ho preso, penso, Ascoli, mi sa che avevo preso, quindi io qui ho 30 milioni di euro, se io vado qui io mi ritrovo i 30 milioni di euro, quindi è tipo a cannocchiale, no? Cioè, quindi io parto da un livello centrale per poi arrivare al livello di dettaglio. Stesso dicasi per le macerie, quindi in questo caso ho preso la provincia di Macerata, e per la provincia di Macerata ho tutto l'elenco dei comuni, delle attività relative alle macerie, quindi sia in termini di ore utilizzate per le attività relative agli interessi, ai beni storico e architettonico, perché poi la gestione delle macerie è abbastanza complessa, sia le macerie trasportate ai siti, sia i rifiuti pericolosi, quindi abbiamo organizzato il sistema in modo da avere tutto quanto. Poi c'è il focus sulle opere pubbliche, in questo caso ho preso la provincia di Ancona, ho preso gli edifici, la parte degli edifici religiosi, e questo è il dettaglio che si può prendere da quel sistema lì, quindi io vado su Ancona, mi vedo tutte le opere relative al comune di Ancona.
a un certo punto c'è stato detto, ma perché non facciamo invece un sinottico per comune, quindi noi abbiamo realizzato anche un sinottico alla rovescia, diciamo così, per cui si parte dal comune e abbiamo per ogni comune tutto l'elenco dei dati e delle linee di attività per quel singolo comune, quindi abbiamo realizzato le due cose, quindi diciamo a livello, partendo dal livello regionale per arrivare al comunale, oppure in questo caso partendo direttamente dal comune ho tutta la storia del mio bravo comune. Quindi abbiamo detto qui c'avevo Camerino, ho fatto giusto delle slide su Camerino e Visso e, prima di dire grazie, e dunque noi questo è un sistema che, come diceva Serena, se non erro l'abbiamo o esposto in qualche punto, è un sistema real time, vale a dire io leggo lì per lì il dato reale, un dato che è proprio quello che è contenuto in tutti i nostri database, l'evoluzione, e quindi perché è a disposizione della presidenza. Quello che vogliamo fare, per rendere un po' più snello al limite il sistema, è quello di orientarlo un po' a una sorta di data warehouse, quindi fare delle foto un po' più statiche, altrimenti il sistema, per una fruizione diversa però, quindi il target è diverso, e poi stiamo realizzando anche questo, la modalità di fruizione di questo sistema attraverso dispositivi mobile, sempre per la presidenza in questo caso. Ora posso dire grazie. Faccio solo una precisazione, molti di questi dati sono già pubblicati sul sito istituzionale, ma poi magari ne parleremo dopo, quindi ci tengo anche a precisare che si ricollega poi al discorso che ha fatto il Presidente questa mattina. In base a questi dati molto spesso vengono assunte delle decisioni, quindi non parliamo semplicemente di un monitoraggio informativo, ma un monitoraggio che è di tipo essenziale. Lega dei servizi, decreto 127, e complimenti perché esprimo la volontà di agganciarci alla vostra conferenza sincrona, perché il SINFI la dovrà implementare e avere una best practice già in uso è un eccellente strumento da acquisire e poi espandere. Questo è un esempio reale che si è verificato sul territorio, portare la fibra da A a B, e tramite il SINFI abbiamo tracciato una serie di infrastrutture disponibili, per cui per andare da A a B, queste sono le infrastrutture, ho dovuto scavare solo questa parte in rosso, questa l'ho riutilizzata, un altro scavo perché non potevo collegarmi direttamente all'acquereflo in quel punto, e poi mi sono ricollegato. Vedete la differenza tra lo scavo potenziale e quello reale? Questo è il risparmio che dicevamo prima, tra il 70 e il 90%, risparmio che si acquisisce solo avendo un registro delle infrastrutture che poi è propedeutico a tutti gli altri scopi. Quindi adesso sono rimasto terrorizzato dal tempo e sto andando veloce. Molte cose ve l'ho già raccontate, se avete domande mi piace molto interagire, per cui liberi. La creazione del contesto è acquisire tutti i dati da operatori pubblici e privati, lo stiamo facendo, siamo a buon punto, abbiamo cominciato a raccogliere quasi il 50% delle infrastrutture nazionali, mancano soprattutto i contributi delle pubbliche amministrazioni, tutte le pubbliche amministrazioni che hanno o gestiscono delle infrastrutture, soprattutto loro devono conferire dati, ma i dati vanno dati secondo uno standard. Io ringrazio Agid per averci definito uno standard che è di altissima interoperabilità. Oggi raccogliamo i dati per il SINFI, domani c'è un progetto chiamato PEL di Enea che per il risparmio sull'efficientamento dell'illuminazione pubblica, questo progetto si basa sulla base dati del SINFI, quindi già noi diremo ad Enea i lampioni dove sono, come sono collegati, che cosa succede, e i comuni dovranno solo fornire la potenza illuminante utilizzata e l'efficienza illuminante, è solo un complemento alle informazioni, questo è il riutilizzo delle informazioni. Stiamo stringendo relazioni con una serie di enti proprio per condividere. Recentemente siamo andati a parlare ad esempio con l'Istituto Geografico Militare, e tramite l'Istituto Geografico Militare le nostre informazioni saranno condivise con la Protezione Civile, saranno condivise con i Vigili del Fuoco e con le Forze dell'Ordine. Siamo in contatto perché c'è uno studio, c'è un'attività per tracciare proprio in caso di sisma quali condotte in amianto cemento si possano rompere e quindi rilasciare scorie di amianto cemento nell'aria.
questa mappatura anche noi lo stiamo facendo noi ai fini degli acquedotti, ma l'INAIL la sta facendo ai fini della salute pubblica, incrociamo questi dati e si va avanti. Queste sinergie che già ho sentito in maniera eccellente nella Regione Marche, noi vorremmo creare questo rapporto bilaterale in cui attingere delle eccellenze che avete e ulteriormente condividere le nostre esperienze in modo da non avere due entità separate, Stato centrale e enti locali, ma avere un continuo dialogo che favorisce proprio il mutuo scambio, la famosa cross-fertilization. E poi l'ottimizzazione degli interventi, quando io so già che io sia un ente territoriale o che io sia un soggetto privato, so già quali sono gli scavi programmati, posso ottimizzare i cantieri per l'impatto sui cittadini o per quant'altro e andare avanti. E ovviamente mi posso marcare le mie aree di interesse, qui ho semplificato con delle regioni, ma possono essere comuni, possono essere delle frazioni, perché se io operatore economico mi interessa portare la fibra esattamente in A, B, C, io vado a marcare esattamente geograficamente quei punti e quando qualcun altro va a scavare mi inserisco. È un risparmio eccellente dal punto di vista economico, questo significa ridurre i costi di fibra. Nei prossimi anni vedrete un abbattimento delle tariffe ragionevolmente per una serie di motivi e questo significa ridurre ulteriormente il digital divide. La parte importante, che forse è la parte su cui siamo tutti quanti più sensibili, è la prevenzione dei disastri. Nel momento in cui abbiamo mappato completamente tutte le infrastrutture e abbiamo mappato le aree di rischio, queste sono analisi preliminari che noi abbiamo fatto, io riesco esattamente e anche con supporto di tutti gli enti coinvolti a dire attenzione, questo tracciato fondamentale di adduzione dell'acqua piuttosto che del gas, piuttosto che della fibra, è in una zona particolarmente a rischio. Cosa succede? Che mi rimane isolato, come è successo quest'inverno, senza corrente per non so quanto tempo una frazione? Non è sostenibile. Costruiamo prima, in maniera anticipata, dei percorsi alternativi che ci permettano di ridurre l'impatto di questi fenomeni. Il SINFI sta aprendo in questi giorni al grande pubblico e stiamo creando collaborazioni con degli enti attuatori. Ce ne sono veramente pochi, nelle Marche mi viene da citare Senigallia e i comuni limitrofi che si sono attivati per primi. Quello che vogliamo creare è un dialogo. Il dialogo difficilmente si riesce a ottenere in maniera proficua con 8.000 soggetti, per cui i primi enti attuatori, e ringrazio per la collaborazione con le Marche, che avranno la volontà di dialogare con noi, vedranno questo scambio in cui ci verrà detto creiamo un nuovo report, facciamo una nuova analisi e così via, e noi siamo pronti a recepire, perché nel nostro laboratorio poco riusciamo a immaginare le reali necessità del comune, per cui questi scambi per noi sono assolutamente utili, così come sono utili per la prima controparte che si presenta. Le ultime regioni e gli ultimi comuni ovviamente dovranno accodarsi a quanto già stato predisposto dagli altri. Questo è il catalogo dei servizi, abbiamo disposto su due dimensioni, il valore aggiunto che immaginiamo di riuscire a dare e la fattibilità tecnica. Ovviamente la prima parte che siamo andati a implementare è ciò che dà un alto valore aggiunto ed è tecnicamente facile da realizzare, per cui ad oggi questo è lo stato d'attuazione, la parte in eretto e la parte già attualizzata, e ci sono una serie di altre attività che porteremo avanti col tempo. Le priorità cambiano in base a quello che recepiremo dagli enti territoriali, per cui ringrazio per la disponibilità e l'attenzione e per l'avvio di questo dialogo con tutte le regioni Marche. Io ho finito, se ci sono domande benvenute. Oltre il SINFI, rimango qui, ho altri 10 minuti, vero? Oltre il SINFI, in rappresentanza sempre di Infratel, non è il dipartimento mio che presiedo, però ci tengo anche a dare un'idea del progetto Wi-Fi Italia, Wi-Fi for Europe. Il progetto nasce a livello europeo e l'Italia è capofila nell'implementazione. Abbiamo delle eccellenze in Italia da portare avanti e si presuppone semplicemente, se semplicemente si può dire, di diffondere maggiormente il Wi-Fi. L'Italia come l'ha recepito? L'Italia l'ha recepito non
utilizzando questi fondi per mettere altri ripetitori generici o connessione, ha creato un sistema con una spesa relativamente modesta, tramite il quale una volta che io mi autentico a livello di Wi-Fi Italia in un punto qualunque esso sia, posso viaggiare in tutta Italia senza dover rimettere ogni volta anche la stessa login e la stessa password, che tutti quanti da nostra esperienza è un po' una seccatura. Come il Wi-Fi, la password del Wi-Fi, ti devi autenticare, il messaggino e così via. Questo di fatto frena un po' l'attuazione. E il progetto Wi-Fi Italia, che è l'applicazione italiana del progetto Wi-Fi for You, fa proprio questo, tramite una tecnologia sviluppata in Italia, open source, quindi riutilizzabile, permette a tutti quanti di girare liberamente in tutte le reti che si associano. L'associazione è totalmente gratuita, noi solleviamo i comuni o tutti coloro che mettono a disposizione la banda dall'obbligo di registrare per la sicurezza nazionale chi è che si sta autenticando alla rete, quindi è una semplificazione sia per chi offre il servizio sia per chi ne usufruisce il servizio, e c'è un protocollo molto molto semplice, un protocollo amministrativo cui aderire. La cosa interessante è che a livello europeo sono in corso dei finanziamenti, quindi la cifra la potrete vedere sul sito Wi-Fi for You, ma indicativamente si tratta di 15.000 euro a comune, 15.000 euro once off, che significa per l'installazione di nuovi punti ripetitori, ma tutto il sistema di autenticazione è quello italiano, e quindi un grande vantaggio. Il secondo grande vantaggio è che il Ministero centralmente acquisisce tutte queste informazioni, per cui se io mi sposto da qui, vado in stazione, vado a Roma, vado a Milano e giro, in maniera anonima ovviamente, però mi riesce a tracciare tutto questo flusso di persone che si spostano. Questo è un importante patrimonio informativo per il turismo, per l'interesse che si ha nei musei e per quant'altro. E per concludere, l'app che è stata creata permette anche di fornire, se io entro qui alla Mole, di fornire istantaneamente le informazioni sulla Mole, quindi anche di guidare il turista. Allora, tutto questo mi permetto di chiuderlo con le parole di Giacomelli e di Beltrame, sottosegretario per la parte digitale. Loro dicono: stiamo creando un'infrastruttura eccellente tramite la banda ultralarga, tramite la fibra, tramite il SINFI che l'accelera, tramite il wifi. L'importante è che non diventiamo un mercato del digitale, ma che diventiamo produttori di contenuti digitali, perché questa è la vera sfida di domani. Noi in questo momento, permettetemi il paragone, stiamo creando delle autostrade, delle strade, dei ponti e quanto altro. Sta a noi scegliere se vogliamo diventare dei ricettori di merce o dei produttori di merce da far viaggiare su queste autostrade. Noi come Infratel ci occupiamo di costruire infrastrutture e di stimolare. Voi come Marche, come tessuto più produttivo e più ingegnoso d'Italia, avete l'onore di portare avanti questo adempimento. Grazie. Ringrazio tantissimo per l'intervento e per la presenza. Passo ora la parola a Margherita Rinaldi, che si occupa di comunicazione istituzionale, che nel caso del sisma è diventata non solo comunicazione ma informazione nel senso più vero della parola. Allora, buongiorno a tutti, avvio il timer così ce l'ho qua davanti. Dunque, prima di tutto io anticipo i ringraziamenti, ma poi li concluderò alla fine, perché diciamo che grazie è una delle parole chiave di questo brevissimo intervento. In che senso? Nel senso che la comunicazione istituzionale avviene in modo preciso, scientifico, puntuale e a servizio del cittadino grazie a tutto quello che abbiamo raccontato questa mattina. Vi racconto, e io sono, diciamo che sono, concludendo questa mattinata, la vera parte narrativa. Non avrò numeri nel mio intervento ovviamente, ma proprio grazie al fatto che i numeri, i calcoli, le progettazioni sono stati importanti e sono stati determinanti all'interno del nostro sistema. Un sottotitolo del mio intervento potrebbe essere l'importanza della prevenzione. Perché? Perché noi come Regione Marche, e sono veramente orgogliosa di dirlo,
è bello per un comunicatore poter dire questo. In questa esperienza di amministrazione abbiamo avuto una sinergia molto importante con la parte politico-amministrativa, in quanto la richiesta che ci è giunta è stata quella di razionalizzare e uniformare la comunicazione. Noi non abbiamo avuto la richiesta di mettere in evidenza la persona, quella persona piuttosto che quell'altra persona. Abbiamo avuto l'input immediatamente di rendere conto ai cittadini di quello che veniva fatto in termini di dati, in termini numerici, in termini di fatti concreti. Non facciamo foto delle pose dei mattoni, dei primi mattoni. Facciamo rendicontazione proprio come stile comunicativo, e questo andare di pari passo con la politica non è proprio di tutte le esperienze di chi fa comunicazione istituzionale, quindi questo io lo ritengo un onore e anche un privilegio. Quello che vi racconto, perché dico prevenire? Dico prevenire perché noi in tempo di pace, ben prima del sisma, a giugno 2015 siamo partiti da una situazione in cui all'interno della Regione Marche operavano 261 siti internet. 261 l'abbiamo contati, ci siamo riuniti, ci siamo guardati in faccia, abbiamo cominciato a dire qualcosa deve cambiare. Ovviamente i colleghi che lavoravano ai siti internet non è che erano i loro figli o se li volevano tenere per loro, però dicevano ma no, ma cosa, me levi il sito internet? È importantissimo perché io all'interno di questo sito racconto, dico, do informazioni ai cittadini, sì, però io sono sempre stata convinta del fatto che internet è il posto migliore dove perdersi le cose. Se dentro la rete non c'è una uniformità, non c'è una mappa da seguire, io posso dire le cose più importanti del mondo, posso rendere i servizi più importanti, ma forse questi servizi spesso non sono reperibili. Quindi con il piano di comunicazione 2016 ci siamo dati l'obiettivo di creare un sistema di sinergie tra tutti i servizi impegnati nell'attività di informazione e comunicazione per comunicare in modo unitario e coerente l'azione amministrativa a servizio del cittadino. Poi vediamo come l'abbiamo creata questa scatola. E quindi sviluppare la partecipazione, ma anche razionalizzare la spesa, sia in termini proprio pratici per i siti, ma sia in termini anche diciamo più ampi. Ho citato la direttiva del segretario generale per l'unità della comunicazione dell'ente, quella del 12 giugno 2017, che potete velocemente anche leggere. Ho dimenticato di citare la cosa più importante, che tra la prima direttiva, che è del 2016, e l'ultima c'è il piano della performance, però al quale abbiamo già fatto riferimento, che appunto disponeva, anzi premiava i dirigenti che si uniformavano ai modelli che noi avremmo fornito proprio per uniformare la comunicazione. Il risultato è stato, appunto abbiamo detto, quindi nel 2016 ci eravamo dati questi obiettivi: razionalizzare contenuti e contenitori, uniformare lo stile senza perdere la ricchezza comunicativa di un'organizzazione complessa, perché spesso per uniformare si perdono i pezzi di informazione, invece un ente come la Regione questo non se lo può permettere, ed è stata la prima istanza che i colleghi ci hanno presentato quando abbiamo fatto la proposta di uniformare. A fine aprile 2016 è stato rilasciato il nuovo portale della Regione Marche, che è diventato questo. Vi faccio una parentesi, per arrivare lì abbiamo sempre tenuto un occhio su quello che non è internet, cioè su come sostanziare la comunicazione interna attraverso delle reti, delle community, delle tecnologie che ci permettessero di dialogare tra noi, di condividere le informazioni, ed eravamo ancora in tempo di pace, quindi diciamo che abbiamo avuto la fortuna, ma anche forse la lungimiranza, di crearci un bel contenitore, un bello strumento di comunicazione. Abbiamo creato questo portale, che adesso vi scorro molto velocemente. Ecco, se lo aprite oggi trovate, ieri trovavate questo, ma oggi trovate Forum PA in evidenza. Abbiamo una sezione in evidenza, appunto, dove in questo momento vedete i vaccini, ma potete immaginare quanto quella sezione sia stata importante nel momento della gestione dell'emergenza sisma, perché la prima notizia che noi abbiamo dato è numero di telefono da chiamare in caso di emergenza,
e poi vediamo cos'altro. Abbiamo una sezione che piano piano è cambiata perché parla di ricostruzione, parla quindi dai link ai due siti importanti che sono quello dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e quello del Sisma e poi il sito della Protezione Civile, che in caso d'emergenza abbiamo avuto, non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo avuto neve, l'abbiamo avuta col sisma, l'abbiamo avuta senza sisma, abbiamo avuto le bombe, cioè abbiamo avuto un po' tutto, bombe da disinnescare. Quindi in questo momento è molto importante che nella sezione in evidenza il sito della Protezione Civile sia immediatamente raggiungibile. Scendendo in home page abbiamo la sezione delle news e degli eventi, che sono il primo modo con cui noi raggiungiamo i cittadini dalla parte dell'amministrazione, nel senso che noi diciamo al cittadino: guarda, oggi le cose importanti sono queste. Abbiamo le opportunità per il territorio, che è stato un altro modo, questo bisogna rendere merito a Serena che ci ha lottato fino alla fine perché fosse in home page. Qui ci sono i bandi, ci sono le opportunità per i cittadini, e non è un caso che oggi a quasi 2 anni dal sisma abbiamo avviso pubblico aiuti alle imprese in caso di assunzioni area cratere, perché comunque il sisma è un tema che permane sul nostro sito in modo importante e stabile, ovviamente. E poi abbiamo fatto anche regione utile, cioè se noi apriamo in home page abbiamo quello che abbiamo visto prima, però ci siamo anche detti: va bene, noi al cittadino diciamo queste sono le cose importanti, però il cittadino ci chiede, può fare dei percorsi in autonomia, quindi abbiamo dato la possibilità di navigare a seconda delle tematiche. Siamo passati da una distinzione per competenze degli assessorati a una distinzione per temi e per servizi, ovviamente, e quindi immaginando le domande dei cittadini. Una volta creata questa scatola, perfettamente in tempo è arrivato il sisma. Il sisma è arrivato quando noi eravamo in una buona, diciamo, fase di rodaggio, e ci è venuto un altro tema, è venuto veramente alla ribalta immediatamente. Questo. Allora, io mi sono subito resa conto, e chi faceva comunicazione con me si è reso conto, che un sito istituzionale arriva secondo nella comunicazione dell'emergenza, non può arrivare primo, e vi spiego perché. Questo better second right than first wrong me l'ha detto un collega della BBC, no? Chiacchierando tra di noi, dico: ma voi avete preso quasi un buco quando c'è stato l'attentato a Londra, no? E lui mi ha detto: ma sì, però ITV, che ha dato la notizia per primo, ha sbagliato il nome dell'attentatore. Quindi noi siamo arrivati ed eravamo perfetti nella nostra comunicazione. Questo significa avere la fiducia di chi ti legge, di chi ti ascolta. Nel caso di una emittente televisiva, la fiducia è una scelta etica, ma è pur sempre una scelta, perché paradossalmente si può fare anche la scelta di fregare chi ti ascolta, cioè nessuno te lo impone, lo fai per motivi, tra virgolette, utilitaristici. Per noi la fiducia è un must, non è prescindibile. Quindi chi fa comunicazione istituzionale, nel momento in cui approda sul sito istituzionale, la deve avere certificata. Certificare l'informazione in caso di emergenza non è possibile in tempo reale. Per quello io dico grazie, è scaduto già il tempo. Per quello io dico grazie a tutto il sistema che c'è stato dietro, perché ci ha permesso di dare sempre un'informazione certificata. Vado velocissimamente vi volevo far ascoltare cosa è significato, ma forse non riesco, quindi risparmiamo anche tempo. Ah, ok. No, per dirvi, no? Il sisma, quando è venuto il terremoto, la notte del 24 agosto, questo è successo anche alle televisioni. La prima vera notizia sul sisma è stata questa. Non viene, non parla, ve lo racconto io. Allora, ve lo racconto io. La prima vera notizia è stata
Io mi sono alzata, mi sono svegliata, come penso tutti voi, perché tremava la terra. Abbiamo acceso la televisione. La prima notizia era: ma hanno telefonato da Norcia e hanno detto che non è successo niente. E giustamente, perché come facevi? Cioè, non sapevi dove era l'epicentro, non sapevi. Chiama dopo un'ora il sindaco di Amatrice e dice: mandate la gente, perché qui è caduto tutto. Il collega di Sky, credo, continuava a dire: ma sindaco, ma ci sono degli edifici in piedi? Quindi una parte della città è caduta. E lui diceva: qui è caduto tutto, c'è la gente sotto le macerie. Quindi quel tipo di comunicazione lì non era un tipo di comunicazione che noi potevamo dare immediatamente sul sito, no? Il povero mio collega cosa continuava a chiedere? Ma lei ha parlato col ministero? E il sindaco di Amatrice diceva: ma no, cioè è caduto tutto. Quindi l'emergenza non si dà sul sito istituzionale, perché non sai, non puoi dare un'informazione certificata, perché dare un'informazione certificata significa quanti morti, quante case, quanta gente senza tetto. Non puoi immediatamente, cioè è un errore andare lì su quella parte di comunicazione, ma purtroppo devi lavorare per arrivare alla certezza. E qui c'è l'importanza della rete. La prima sperimentazione della rete noi l'abbiamo avuta quel giorno, l'abbiamo avuta subito, immediatamente, perché abbiamo fatto rete di comunicazione. Una delle prime notizie che abbiamo dato, a parte mettere subito il numero per le emergenze, è giovedì 25 agosto alle ore 9.05, l'ANAS è al lavoro con 40 tecnici, cioè che cosa? Strade libere. Cioè la prima comunicazione di pubblica utilità che noi siamo stati in grado di dare era strade libere, strade chiuse, perché altrimenti non c'erano altre comunicazioni DOC che noi potessimo dare. E non era un disservizio, era un servizio, perché il cittadino sapeva che tutto quello che era sul sito era vero, era certificato ed era stato sperimentato. Questa è stata la prima grande lezione che ci ha dato il sisma. Come abbiamo fatto, scusate i colleghi Andrea Sergiacomi e Fabio Sbaffi perché li cito, abbiamo immediatamente messo in piedi la prima rete è stata una rete WhatsApp, dicendo: allora, io do le notizie, voi le caricate, le notizie possono essere un po' imprecise, voi le correggete, la portavoce del presidente è la prima che parla, perché l'altra rete che è nata è stata la rete della Protezione Civile, che ha detto: adesso parlano solo i portavoce. Perché? Perché bisogna che l'informazione sia univoca, quindi tutti là, tutti a dare quell'informazione giusta là. E il lavoro che piano piano cresceva, che non ve lo devo raccontare, quello che hanno raccontato tutti i colleghi uno per uno fino adesso, serviva poi a questo, serviva per questi, no, serviva poi per tante cose che abbiamo detto, ma a noi serviva perché noi eravamo l'ultima interfaccia della regione, la prima con i cittadini, e lì dovevamo arrivare con le certezze. Per cui ecco, tante reti, fino a quella dei sindaci, fino a quella poi dei colleghi, e questo cosa ha portato? Ha portato ad agire su diversi livelli. Quindi una volta superata l'emergenza avevamo materiale, da chi lo prendevamo? Lo prendevamo dall'informatica, lo prendevamo dalla Protezione Civile, da tutti i servizi impegnati. Per, a quel punto sì, informazione puntuale dei cittadini con cadenza quotidiana, inizialmente oraria, abbiamo per rispetto tolto tutte le notizie che non erano emergenza sisma, e questo è durato per mesi perché sul sito andava solo emergenza sisma, poi il cittadino che cercava aveva quell'altra possibilità, quindi la scatola funzionava, perché io per dare spazio all'emergenza sisma non ho tolto le altre informazioni di servizio, ma il cittadino sapeva che le poteva andare a cercare da regione utile. Ho mantenuto questa possibilità. Ho dovuto fare campagne di comunicazione dove siamo arrivati camera per camera di tutti gli alberghi dove le persone stavano alloggiate, con le istruzioni per l'uso, per cominciare a fare le pratiche per la ricostruzione. Il sito lì non bastava più, bisognava veramente andare a raggiungere i cittadini uno per uno. Ai sindaci scrivevamo per SMS, adesso stiamo pensando a una rete WhatsApp, però perché lì erano saltate veramente le strutture.
abbiamo elaborato il materiale informativo a un altro livello per l'assemblea dei sindaci, perché anche lì bisognava parlare la stessa lingua. Abbiamo sviluppato il portale web, appunto dedicato prevalentemente al sisma. Abbiamo dedicato due siti, uno Sisma Marche e uno Ricostruzione Marche. Abbiamo lavorato incessantemente H24 con la rete social. Abbiamo dovuto specializzarci con i social network perché non ci potevamo permettere più di non raggiungere il massimo delle persone utile, e quindi ci siamo perfezionati, siamo passati da 11.000 in pochi mesi a 18.000 contatti per questo, ma perché avevamo la necessità di fare rete. Per noi fare rete è diventata una necessità. Prima la dottoressa Castellani diceva, no, bisogna far capire il digitale, quanto è importante il digitale, e l'abbiamo capito, cioè l'abbiamo dovuto capire. Noi qui diventiamo... Eh sì, infatti, ma noi l'avevamo capito prima perché effettivamente avevamo già tutti gli strumenti pronti, no? Però l'abbiamo capito, abbiamo capito che, no, più si fa rete, più si sta sulle piattaforme e più i processi sono veloci, i soldi arrivano, perché alla fine della fiera sempre quello è, no? E soprattutto il digitale per noi è diventato una politica, è partito come una politica. Il fatto che sia partito come una politica, perché è partito anche dalla politica, ci ha permesso di funzionare. Ecco, io per quello che volevo lasciare i ringraziamenti alla fine, perché dice, allora a fare tutto questo voi quanti siete? 3, a volte 4. Perché? No, perché? Perché se anche 2, sì, a volte 2. Per esempio, se io vado in ferie, 2. Però perché? Perché in effetti la comunicazione istituzionale, la scelta che abbiamo fatto è quella che siamo tutti, noi siamo i vigili, siamo i narratori, siamo gli scrittori di tutto quello che succede, ma la comunicazione, il contenuto, siamo tutti, è l'informatica che ha fatto il sinottico globale, anzi sistemi informativi, perché sistema, no? Il sinottico globale che noi raccontiamo è questa cosa meravigliosa del CAS che voi non vi immaginate, perché dice cos'è il contributo d'autonoma sistemazione, ma quei poveracci, gli cadeva la neve sopra le macerie e questi ti telefonavano e dicevano, oh, ma i soldi dell'affitto quando me li dai? E dire, sì, poter dire, signora, va su www.regionemarche/qualcosa che non mi ricordo, digita il suo codice fiscale e vede se i suoi soldi sono già partiti dalla regione e se sono già in comune. Questo significa essere vicini ai cittadini, significa farli sentire compresi in un momento come questo, ma poi diventa buona pratica perché il cittadino ha sempre bisogno di vicinanza, di comprensione, di condivisione, e quindi questo ci ha permesso di ormai avere uno stile di lavoro per cui quando un collega deve dire una cosa mi chiama, dice senti devo dire questa cosa, dove la mettiamo sul sito? Sta bene in alto? Sta bene in basso? Facciamo un bottone? Lo mettiamo lì? Questo che vuol dire? Vuol dire che pian pianino tutti insieme abbiamo fatto redazione. Io la ritengo veramente una soddisfazione professionale questa, che non è merito mio, ma è merito dell'aver compreso tutti insieme l'importanza appunto del fare rete. E questo è quanto, insomma. Chiudiamo i lavori della mattina. Penso che tutti avrebbero voluto un pochino di tempo in più per le domande, ma il tempo è tiranno. Grazie a tutti.